Presidente, io avrei un'istanza istruttoria urgente, di che forse le avrà anticipato il dottor Albiani. Se lei mi consente, la leggerei un momento e poi magari aggiungo due o tre cose abbastanza importanti successive. Il sottoscritto difensore di Roberto Rao, imputato di banda armata. Premesso che dall'esame attento delle requisitorie del pubblico ministero versate in atti, nonché dalle ordinanze di rinvio e giudizio e degli atti istruttori dai detti documenti richiamati, ancor prima che dalle deposizioni in questi ultimi giorni rese dall'imputato Francesco Pazienza, testualmente risulta che per quanto attiene alla sostituzione ai vertici della P2 di Licio Gelli con lo stesso Francesco Pazienza, la complessa vicenda relativa non può divenire chiara se si prescinde dall'esame delle continue interferenze condotte nei confronti della situazione italiana dalla massoneria, amministrazione o partito repubblicano e servizi di sicurezza degli Stati Uniti, tra loro sempre intrecciate in questa azione inquinente, confronto requisitoria alle pagine 411 e 412. Che tale concetto è ribadito con precisi riferimenti al ruolo svolto in Italia dai vari Frank Gigliotti, Edward Fenwick, Graham Martin, ed altresì con riferimento al ruolo svolto da Philip Guarino, massone, senior del Partito Repubblicano Americano e, aggiungiamo noi, cavaliere di Malta, sacerdote ridotto allo stato laicale e laureato in teologia all'Università Gregoriana. Che il medesimo Philip Guarino, divenuto capo del comitato elettorale di Ronald Reagan, diviene, secondo la citata requisitoria, amico e frequentatore di Francesco Pazienza. Che l'italianista Michael Lidin, portavoce, collaboratore e forse, per quanto attinente alla spartizione di tangenti, uomo di paglia, tanto di Henry Kissinger che di Alexander Haig, è anche lui amico e del Guarino e del Pazienza. Che secondo quanto deposto dal teste Franco Ferracuti, fu proprio il Lidin a patrocinare l'ingresso del Pazienza negli ambienti spionistici nazionali. Che anzi il medesimo Ferracuti afferma di come, avendo egli negato l'idoneità del Pazienza come spia nel SISDE, anche perché, sono sue parole, la somma da questi richiesta come suo compenso personale, $200,000, appariva troppo esigua, il Lidin, volando sulla sua testa, riuscì ad imporre Pazienza come utile spia al SISMI, antigendo direttamente al cuore e al cervello dell'allora Presidente del Consiglio, il noto Andreotti Giulio. Che quindi a tal proposito la requisitoria citata alla pagina 314 così testualmente recita: appare evidente come l'intervento del Pazienza al vertice del nostro servizio militare sia avvenuto grazie all'interessamento dell'allora Presidente del Consiglio, che le parole successivamente impiegate dall'estensore della requisitoria appaiono di una gravità enorme, tanto da poter esse stesse giustificare ed imporre anzi la presente istanza, anche se in una con l'elogio per il coraggio morale e l'audacia che esse meritano, e cioè testualmente, tenuto conto della particolare delicatezza dell'incarico, dell'attribuzione di responsabilità diretta nella gestione dei servizi attribuita dalla legge di riforma 1977 numero 801 al Presidente del Consiglio, e tenuto conto essenzialmente che Pazienza era espressione di una struttura informativa del Partito Repubblicano, che veniva ad influire profondamente nel nostro servizio di controspionaggio in piena amministrazione democratica, requisitoria pagina 414, che addirittura il Pazienza viene di seguito indicato come colui che, testualmente, in cambio dell'apporto ricevuto renderà al gruppo di supporto di Reagan, al team Kissinger-Guarino, il miglior servizio con l'operazione Billy Gates, a seguito della quale Carter perderà il voto degli ebrei e lo Stato di Nuova York, il che aprirà la strada alla vittoria di Reagan, requisitoria pagina 415, che quindi è e sarà in virtù di così autorevoli appoggi che il Pazienza intraprenderà e nei servizi e nella massoneria una carriera per qualche tempo irresistibile, requisitoria ivi citata, che di tanta opera, sempre secondo la requisitoria a pagina 423, gli serverà imperitura, si fa per dire gratitudine, il Presidente Reagan, che appunto l'inviterà unico italiano insieme a Licio Gelli alla cerimonia per la sua intronizzazione, che affidandosi completamente alle dichiarazioni rese dal generale Minetto Lugaresi,
La citata requisitoria giunge ad affermare testualmente quanto segue. Si può dire che la capacità operativa di queste forze cresce progressivamente fino alla primavera dell'81, allorché l'indagine della magistratura di Milano porta alla luce il potere P2, perde valore operativo anche la strage di Bologna, che assume con maggior prepotenza il ruolo di crimine antisistema. Che si fatte parole pur pronunciate nel corso del suo interrogatorio dal Lugaresi, della cui buona fede, della cui onestà morale, della cui capacità intellettiva, della cui sapienza, scienza, cultura e conoscenza in tema di storia, politica e arte militare non è dato e non è lecito dubitare, come bene esattamente riconoscerà anche l'ordinanza di rinvio a giudizio assumendo tali dichiarazioni quasi a dignità di prova. Che si fatte parole, dicevamo, sono state fatte proprie anche dal pubblico ministero nella sua motivata, dettagliata e coraggiosa requisitoria, che di tal guisa le commenta compiutamente e testualmente. Affermazioni gravi, che suonano come inappellabile condanna di quel sistema di potere, di coloro che l'hanno generato, di chi se ne è servito per ragioni personali, di chi lo ha favorito e coperto in ogni circostanza, anche dopo Castiglione Fipocchi. Che da tanto emerge quindi che ben altra banda armata e di ben altro spessore che non quella surreale o irreale alla quale avrebbe partecipato in un sogno persecutorio Roberto Rao e i suoi amici, ha organizzato, voluto, favorito, finanziato con la strage di Bologna un'infinità di altri delitti che l'orrenda strage hanno preceduto e seguito, che di tale banda e o associazione sovversiva è a delinquere, seppur farebbero parte, secondo i castelli d'accusa, Francesco Pazienza e Riccio Gelli, per nominare due imputati di questo processo, e mi si scusi e me ne scusi l'interessato, anche Stefano Delle Chiatte, che di tanta associazione sarebbe stato braccio operativo. Tuttavia, con maggior certezza, secondo gli assunti accusatori, se ne intravedono i veri promotori e fondatori e numi tutelari, cioè i noti Andreotti, Lidine, Eig, Kissinger, Guarino e così via, che viceversa sarebbe forse ardito pensare ad un diretto coinvolgimento del presidente Ronald Reagan, anche se la lettura attenta della requisitoria non lascerebbe al proposito molti spazi al dubbio, se non altro sotto il profilo che in genere il Presidente degli Stati Uniti è forse come il classico pretor, de minimis non curat, che peraltro l'escursione del medesimo come testimone sulle direttive a suo tempo impartite ai membri del suo comitato elettorale, sulle informazioni ricevute dai suoi maggiori collaboratori, sulle ragioni ad esempio che lo hanno indotto a dimenticare la pur dovuta gratitudine al suo grande lettore, il cui presente dottor Francesco Pazienza, potrebbero portare non pochi lumi sui retroscena della strage. Che la stessa ordinanza di rinvio a giudizio, facendo proprio e richiamando espressamente l'intero capitolo sesto della requisitoria del pubblico ministero, ne condivide punto per punto le conclusioni. Che da quanto detto e soprattutto da quanto emerso potrebbe semmai porsi l'interrogativo se la pattuglia degli imputati non sia un po' troppo deficiente, oltre che nel numero, anche e soprattutto nella qualità, e se quindi a certe conclusioni non debbano seguire i necessari provvedimenti limitativi delle libertà personali, almeno nei confronti di coloro non coperti da immunità. Che la presenza in Italia del Presidente Reagan offre la indubbia opportunità di poter giungere attraverso l'escursione di tanto testimone a punti fermi. Che il caso vuole che al seguito del Presidente Reagan si trovi anche quel Frank Carlucci, del quale si trova traccia agli atti di questo processo come finanziatore di una certa operazione all'epoca in cui lo stesso era capo stazione della CIA in Brasile. Che l'esclusione in Italia tanto del Presidente Reagan che del Carlucci avrebbe e presenterebbe grossi benefici, oltre che in diritto in termini di economia processuale e di economicità di costi, in quanto ripartito il Presidente con tutto il seguito eventuali rogatorie potrebbero essere sfogate con molto ritardo, magari in tempo successivo alle prossime elezioni presidenziali americane dopo il 1988, che a tale esclusione non si oppone alcuna norma, non quelle relative all'immunità diplomatica in quanto tali, perché tali norme trovano applicazioni solo ed unicamente quando trattasi di membri di missioni diplomatiche, che altre norme di privilegio per quanto attiene alla facoltà o meno di astenersi dal testimoniare valgono solo ed unicamente a condizioni di reciprocità, che in diritto interno nordamericano non solo non si prevedono esenzioni, agevolazioni o altro, ma addirittura si esclude anche qualunque forma di immunità giudiziaria discendente dal atto della copertura di cariche politiche, che alla specie non sarebbe quindi applicabile per le ragioni anzidette neppure l'articolo 356 codice procedura penale,
che la presente istanza da altro spirito non è dettata, se non dall'ansia di far emergere e porre in rilievo i punti più salienti e degni di attenzione delle carte processuali, e ciò al fine di far emergere solo ed unicamente la verità, che per le ragioni anzidette l'incombente per lo sfogo della testimonianza dei signori Ronald Reagan e Frank Arrucci dovrebbe essere esaurito prima che la missione americana lasci il territorio italiano, che del resto è ormai invalsa l'abitudine di convocare e anche incriminare esposizioni di rilievo, esponenti di rilievo provenienti dall'estero o comunque coinvolgere autorità di governo straniere, come dimostrano il caso del mandato di cattura spiccato contro Arafat e le pagine che la recente sentenza ordinanza istruttoria depositata il 14/3/87 dal giudice istruttore di Firenze, dottor Rosario Minna, dedica con invito alle nostre autorità di governo a provvedere in caso di inadempimento della Francia, appunto alla nostra consorella latina. Tutto quanto premesso, il sottoscritto difensore fa istanza a che la Corte d'Assise di Bologna, seconda sezione, voglia disporre per la convocazione immediata dei testimoni Ronald Reagan e Frank Carlucci. Le circostanze sulle quali interrogare i Carlucci emergono dalle dichiarazioni di Ciolini in data 18/3/82, dichiarazioni di Ciolini che sono state utilizzate l'altro giorno per sentire, mi sembra, almeno a quanto si è letto sui giornali, Stefano Delle Chiaie. Volevo aggiungere questo, Presidente. Qualcuno potrebbe dire che io sto facendo della ironia dozzinale, di facile mercato. Non lo è. Non lo è perché è vero, Presidente, che l'amministrazione repubblicana in qualche senso è coinvolta in questa vicenda. Non anticipo soltanto quello che potrà essere domani il senso dell'interrogatorio di un altro imputato, ma come tutti i presidenti in pectore o i candidati alla presidenza degli Stati Uniti, anche Reagan aveva e ha i suoi scheletri, tra cui le adesioni, le aderenze, le benemerenze che si cercano anche laddove impera la delinquenza. Il caso più classico è quello di Cosa Nostra, che Reagan ringrazia con la nomina di 6 ambasciatori, uno dei quali è quel certo Edwin Corr, che noi ritroveremo poi in Bolivia a mettersi in tasca i soldi previsti per il cambio di culture dei contadini boliviani sulla cocaina, e che prenderà parte attiva all'assassinio premeditato e aggravato di Pierluigi Pagliai. Quindi non è ironia la mia, ma è, diciamo, un inizio di quella, è un completamento, se vogliamo, di quella lettera che Francesco Pazienza inviava proprio al dottor Mancuso, quando gli diceva: ella, dottor Mancuso, intuisce alcune cose nella sua requisitoria, anche se poi non si sofferma più di tanto o addirittura cerca di evitarle per la tema di chissà quali conseguenze. Quindi la mia chiesta istruttoria, che è urgente perché venerdì la missione americana lascia l'Italia, ritornare riportato l'imputato per il momento. Posso lasciare qui, signor Presidente? Sì, lascio. Allora la parola subito alle parti civili su questa istanza. Più che ironica l'istanza del collega Federici, più che dozzinalmente ironica è pirotecnica. Noi non vogliamo assumere una posizione costantemente pregiudiziale nei confronti delle aperture probatorie che in realtà sembrano onnicomprensive della storia del mondo, vogliono coinvolgere qualunque cosa in questo processo, che vengono portate dal collega Federici. E quindi su quello che può essere la rilevanza non possiamo che rimetterci alla decisione della Corte, anche perché, ripeto, non vogliamo assumere posizioni di pregiudizio contraria a questa istanza. Faccio però presente, Presidente, che se le mie nozioni di procedura penale non sono al riguardo obnubilate dall'età, i capi di Stato estero mi pare non possano essere sentiti come testimoni in un procedimento senza una loro spontanea decisione di presentarsi. Quindi non esiste uno strumento, un mezzo di convocazione al quale il Presidente Reagan, casualmente in Italia,
possa essere sottoposto senza la sua volontà. Se la Corte desidera rivolgere un invito a Reagan, francamente, cosa che mi pare al di là del rito e al di là della serietà di questo procedimento che riguarda cose italiane e che riguarda l'attività di associazione sovversiva, di attacco alla Costituzione svolta in Italia dall'imputato Pazienza e dagli altri, se la Corte, dicevo, dovesse ritenerlo, può farlo, non ci sono pregiudizi contro questa decisione. Noi però non possiamo che rilevare la strumentalità di una così lunga e polverosa, questa sì, tendente perlomeno a sollevare polvere, istanza istruttoria, e sottolineare la non possibilità di citare il Presidente Reagan a essere sentito come testimone in questo processo. Per il resto sarà la Corte a decidere, ci rimettiamo alla sua decisione. Altri esponenti di parte civile? Dire che a nome della parte civile che rappresento devo dire solamente che mi rifiuto di intervenire su questa istanza di ammissione di testimoni. Del resto lo stesso avvocato Federici l'ha considerata una iniziativa dozzinale, tale rimane, perciò non è nemmeno utile parlare di questa istanza. Nessun altro avvocato di parte civile intende prendere la parola? Pubblico Ministero. Presidente, molto brevemente su una serie di osservazioni che sono state portate alla requisitoria. In maniera estremamente succinta si parla di requisitoria che sostiene di una dipendenza della massoneria italiana da quella americana, di influenze, di un arrivo di un certo Frank Gigliotti negli anni 40 e 50 come espressione della massoneria americana che intende sottoporre al proprio controllo quella italiana. Presidente, si tratta di affermazioni, di ricostruzioni storiche che fanno parte di un atto approvato all'unanimità dal Parlamento italiano e al quale atto la requisitoria si è modestamente richiamata allorché ha affrontato questa parte della ricostruzione, poiché diversamente cosa fosse la massoneria, cosa fosse la P2, cosa fosse una qualsiasi organizzazione di natura massonica, non avremmo mai saputo se non ci fosse stata quella inchiesta conclusasi in quel modo, cioè con un atto approvato all'unanimità dal nostro Parlamento. Quindi quello è il riferimento. Altro riferimento, Presidente, così la stessa figura di Philip Guarino e così via. Per quanto riguarda, Presidente, la questione Presidente del Consiglio dell'epoca, che ogni tanto rimbalza in quest'Aula, lei vedrà, e così tutti i giurati vedranno, che si fa essenzialmente un riferimento a responsabilità di natura politica del Presidente del Consiglio, il quale aveva per legge, la legge di riforma dei servizi segreti, la 801 del 77, il compito e la diretta gestione e responsabilità dell'intero settore dei servizi di sicurezza riformati. Quindi questa è la questione, responsabilità di natura politica, che peraltro non abbiamo neanche titolo per poter censurare. Ancora altra questione, l'interrogatorio del Presidente Reagan e di Carlucci. Queste due persone, Presidente, non hanno nessuna presenza all'interno di questo processo, svolgono il loro lavoro tranquillamente tra Venezia, gli Stati Uniti e così via, ma sfuggono completamente a qualsiasi tipo di protagonismo, di presenza in questo processo. Il fatto che un cittadino italiano abbia preso parte, noi diciamo in maniera assolutamente illecita, alla elezione di un cittadino straniero, servendosi di strutture molto delicate dei nostri apparati militari, farà parte del vostro giudizio, ma la persona beneficiata non ha nessun titolo per stare all'interno di questo processo. Peraltro proprio quell'episodio è oggi assolutamente pacifico e accertato, per cui è del tutto superfluo qualsiasi ulteriore indugio. Presidente, adesso vorrei fare però una questione molto precisa. In questo processo è ritornato, lo faceva adesso l'avvocato Federici, un riferimento preciso all'omicidio Pagliai. Presidente, io vorrei, e in questo formulo una richiesta, che non sia consentito a nessuno
Presidente, se non all'interno di dichiarazioni assolutamente precise e denunce assolutamente articolate, indicare nomi di presunti assassini, di mandanti di assassinio, perché Presidente io chiederò, e questo lo dico a tutti, la immediata formalizzazione di un'accusa per reato commesso in udienza, quello di calunnia. Per cui le dirò, e questo chiedo che venga messo a verbale, che se sentirò ancora una volta, Presidente, affermare che una determinata persona, sia essa il capo di un nostro servizio segreto, sia essa un cittadino straniero, vengano indicati in maniera apodittica e strumentale come gli autori o gli esecutori di reati gravissimi, Presidente, chiederò che immediatamente venga formulata l'accusa di calunnia e si proceda immediatamente in udienza. Faccio riferimento adesso a quello che si dice dell'omicidio Pagliari e quindi, Presidente, ma anche per altre questioni che si sono avute in questi giorni. Chiedo pertanto che per quanto riguarda le richieste istruttorie dell'avvocato Federici vengano respinte tutte. La difesa di Pazienza in particolare intende prendere la parola sull'istanza istruttoria presentata dall'avvocato Federici. Gli altri difensori? La Corte si ritira. La lettura dell'ordinanza deliberata in Camera di Consiglio. Corte d'Assisi si è pronunciata la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Ballan Marco più 20 sull'istanza di ammissione di prove testimoniali proposta dalla difesa di Rao Roberto. Sentiti il pubblico ministero e le altre parti, ritenuta la manifesta irrilevanza delle richieste istruttorie così come formulate dalla difesa dell'imputato Rao, perché dagli atti non risulta che Ronald Reagan e Frank Carlucci siano a conoscenza di fatti nuovi e diversi rispetto a quelli già processualmente acquisiti. Ritenuto che la Corte debba acquisire nuove prove rispetto a quelle assunte nella fase istruttoria, solo se la loro utilità processuale emerga chiaramente da una prospettazione accusatoria o difensiva precisa e circostanziata, non dovendosi l'attività istruttoria del giudice dibattimentale disperdersi nella verifica di ipotesi apoditticamente enunciate, per questi motivi respinge l'istanza proposta dalla difesa dell'imputato Rao. Riprendiamo l'interrogatorio di Pazienza. No, gli facciamo dopo la sì, allora pubblico ministero, possiamo riprendere l'interrogatorio. Vorrei dire due cose, signor Presidente, se col vostro permesso. Dica. E sul delle domande fattemi nei giorni scorsi dalle parti civili. Allora, prima che lei incominci, volevo dire questo. Facciamo così, le domande le faccia a me e lei aspetti a rispondere che io gliele trasmetta, come è per regola processuale. Quindi non risponda se prima io non le invito a farlo. Rinnovo l'invito all'autocontrollo nelle fasi in cui il discorso diventa polemico. Faccia le sue dichiarazioni. Dunque, volevo dire che io oggi sarei dovuto essere a Milano, perché oggi ho una delle innumerevoli querele che mi sono state fatte dall'avvocato Umberto Ortolani. E la cosa, questa la menziono, siccome non ho il dono dell'ubiquità, quindi naturalmente ho preferito venire qui. Ma la cosa che volevo evidenziare è che questa querela fattami dall'avvocato Umberto Ortolani è stata fatta 48 ore dopo la data in cui io mi sarei dovuto trovare con lo stesso in Svizzera in un convegno, così come riportato dalla requisitoria del pubblico ministero, e che sulla base di una informativa del SISDE, siccome il generale Lugaresi dice che io conoscevo molto bene anche Ortolani ed avevo rapporti anche con l'avvocato Ortolani, ecco, volevo semplicemente far notare, primo, che questa è una querela fatta nel 1982, secondo, che mi è stata fatta 48 ore dopo quella data in cui suppostamente io mi sarei dovuto trovare con il signor Ortolani in Svizzera in convegno con Diccio Gelli e il signor Flavio Carboni. La seconda precisazione qual era? Prego. La seconda precisazione? La seconda precisazione riguarda la storia Memmo Balducci. L'altro giorno c'erano dei punti interrogativi se Memmo fosse o non fosse Balducci, eccetera, eccetera.
Ecco, qui c'è l'interrogatorio fatto dal ex autista Visigalli nell'anno 1984, 28 mesi di ottobre. Leggo solo il passaggio perché che si trattasse del Baducci sono assolutamente sicuro, perché ho avuto modo di riconoscere la persona che lui, cioè io, chiamava Memmo o Mimmo in fotografia. Dalle agende telefoniche poi menzionate si vede, signor Presidente, che... Lei si riferisce all'interrogatorio Visigalli di che data? 28 ottobre 1984. Davanti al giudice? Dunque, 28 ottobre 1984, PM dottor Domenico Sica. Dal quale risulta... E, no, tra le altre cose si vede anche che le telefonate di Addario coincidono addirittura con quelle del Balducci, e che al 24/7/1981 contemporaneamente terminano le telefonate di Addario e le telefonate di Balducci, e che quindi il mio rapporto con il Balducci è durato esattamente 3 mesi e mezzo. Questo poi è un articolo del 23/10/86 sulla Repubblica, ed in cui i giudici istruttori Pizzi e Bricchetti interrogano appunto l'Addario a Roma proprio su questo specifico fatto. A lei poi le depositerà queste cose? Ma no, tanto, saranno... Basta il richiamo, poi le andiamo a guardare noi. Comunque, sì. Se sono negli atti processuali. Il lavoro di Visigalli in questi atti qui. Ora posso andare. Dunque, Presidente, volevo riprendere dalle vicende che riguardavano questa struttura che il Pazienza definì supersismi. Ecco, chiedo, vi faceva parte come agente anche Alvaro Giardini? E risulta che Alvaro Giardini fosse agente del... Io credo di avere già risposto, ho detto di no, perché Alvaro Giardini lo conosco nel marzo del 1981, e quindi praticamente alla vigilia della mia... Non le risulta che lei non l'ha mai visto presso il Sismi? Ma no, non è possibile. E Alfonso Bove, il presentatore, faceva parte, collaborava con Marcello Campione a New York. Volevo inserire una mia richiesta su questo punto. Lei, quando, nel periodo in cui era al Sismi, lavorava col Sismi, era a conoscenza che a Palazzo Barberini c'era un'agenzia, chiamiamola così, una succursale? No, signor Presidente, tra le altre cose... Non è mai andato a Palazzo Barberini? No, signor Presidente, tra le altre cose ci sono tutti gli interrogatori dell'autista Visigalli, che davanti al pubblico ministero Sica, che racconta tutti i posti in cui mi portava, e non c'è Palazzo in questione. Barberini. Sì, signore. Quando era lì, lei venne a sapere che a Palazzo Barberini faceva campo Gelli in un certo periodo? No, io l'ho venuto a sapere, sono venuto a sapere il 28 d'agosto, quando sono venuti a interrogarmi a Torino, signor Presidente. Perché io mi riferivo prima all'appartamento di Via Po e poi a quello di Vicolo del Cinque. Presidente, alla pagina 3 del memoriale, ottobre 84. Così afferma l'imputato. Il Giardini altro non era che un informatore del Sismi, pagato per questo ogni qualvolta ciò fosse necessario. Attingere informazioni in determinati ambienti come malavita o marginalità legale. Le informazioni che servono al servizio segreto, eccetera. Cioè, si può contestare questa contraddizione. Lì, questa risulta da questa sua dichiarazione. Allora, signor Presidente, ancora una volta vorrei che siano prese quelle che sono le mie dichiarazioni attuali e non quelle di questo memoriale che mi fu ad un certo momento consigliato, scritto in questa maniera. La dimostrazione di quello che le sto dicendo la do in questo momento, cioè la differenza tra la realtà e quello che mi fu consigliato. Se veniamo per esempio al fatto Cirillo, se Presidente, adesso leggerò questo memorandum. No, stiamo al fatto Cirillo. No, signore,
Comunque lei riconosce di aver scritto questo nel suo riconosco, memoriale? Riconosco che mi fu consigliato il 17-18 luglio 84 a New York dall'avvocato Maurizio Di Pietropaolo. Quanto affermato in quell'occasione non risponde a verità, ma lo dissi solo per consiglio, per suggerimento del difensore dell'avvocato Di Pietropaolo. 17-18 luglio 84. E questo è un fatto marginale. Cioè... Le Di Pietropaolo le spiegò perché era opportuno che lei dicesse questa cosa non vera? No, signor Presidente, lei deve pensare che io non avevo praticamente più contatti con l'Italia, tutti i contatti che avevo erano affittati da Di Pietropaolo, quindi seguivo pedissequamente quello che lui mi diceva. Presidente, questo supersismi o comunque un ufficio coperto di questa struttura è mai stata in vicolo del 5 presso il suo ufficio dell'Ascofin? No, perché il vicolo del 5, il contratto fu firmato nel novembre del... Cioè, ancora una volta vorrei specificare che il vicolo del 5 fu un ufficio che fu aperto, firmato il contratto nel novembre del 1980 e cominciò a funzionare gennaio-febbraio 1981. Cioè, non è che questo vicolo del 5 fosse un luogo di convegni e un luogo di strane cose. Qualche volta venne Di Murro, venne Musumeci, venne Deliseo a visitarmi in ufficio, 2 o 3 volte. Non venne mai il generale Santovito, per esempio. Era il suo ufficio? Ricordo. Era il mio ufficio, sì. E testato all'Ascofin SRL. Presidente, pagina 1. E ancora. Funzionamento e struttura del supersismi, sempre documento suo. Che documento è? Si chiama così, funzionamento e struttura del supersismi, parentesi super S. Signor Presidente, mi... Ed è datato, vorrei... è firmato, pazienza, tutti i motivi. Ma continuiamo a parlare, quel documento fattomi da fare da Maurizio Di Pietropaolo. Allora, siccome... Intanto pongo queste domande sui documenti, in quanto il dottor Pazienza ha già affermato che il contenuto di questi verbali, di questi documenti, è vero, solo che esso... Vennero redatti questi verbali per tentare di focalizzare l'attenzione sul suo ruolo e quindi sollevarlo da quello del Gelli, ma non ha mai, a quanto risulta fino ad ora, il dottor Pazienza rifiutato o comunque insinuato che questi memoriali non fossero veri. Peraltro, Presidente, un qualunque avvocato Di Pietropaolo, che il Giardini fosse o meno agente del super S, non se ne sarebbe proprio importato, né avrebbe mai potuto sapere cosa del genere. Facciamo la domanda. Inoltre ancora, Presidente, concludo, Giardini risulta, sempre secondo le affermazioni del dottor Pazienza, aver svolto alcune azioni per conto del super S, tra le quali appunto quello al quale faceva riferimento, cioè il rilascio, le trattative sul sequestro civile. La domanda comunque è questa, cioè la domanda, la contestazione è questa. Scusi, signor Presidente, scusi, siccome ci sono già 3 o 4 risposte che dovrei dare, se no cominciamo, cioè vorrei poter dare delle risposte volta per volta, il suo permesso. Se mi è consentito, Presidente. Dunque, allora, pagina 1, funzionamento e struttura del Super S. Il Super S ha funzionato dapprima in un appartamento all'ultimo piano di un residence situato in via Panama, poi per breve tempo in un appartamento di via del Governo Vecchio, successivamente in un ufficio di vicolo del 5. Ancora un altro suo memoriale, questa volta è a pagina 5 di quello precedentemente letto. Afferma nuovamente che questa struttura operava anche in via del Governo Vecchio dopo aver operato in via Panama. Quindi, Presidente, se questa situazione che egli afferma, e cioè la esistenza di questa struttura fuori addirittura della collocazione fisica delle strutture del supersismi, faccio anche richiamo a deposizioni di testimoni che dicono come l'Ascofin sia nata come società di copertura del sismi. La domanda. Ecco, la domanda è questa, Presidente. Io vorrei che rapporti, mettere tutte le premesse, sì, delle domande, le domande senza premesse. Che rapporti vi erano tra l'Ascofin con sede in via del Governo Vecchio e questo supersismi con sede in via del Governo Vecchio in un ufficio preso da lui e poi, se non erro, venduto a Calvi? Così risulta da un... Dunque, signor Presidente, allora, ancora una volta devo dire che
le strutture del supersismi ero praticamente io. Secondo, si continua a parlare di questo supersismi sulla base di un memoriale che ancora una volta definisco come nato. Per quanto riguarda poi il discorso secondo cui il Di Pietro Paolo non poteva avere interessi in Giardini, è errato come discorso, perché l'affare Cirillo è un affare, signor Presidente, che come ho detto precedentemente non è nato in questa maniera, cioè nella maniera come dice il pubblico ministero, qui ho i documenti, e siccome ha parlato dell'affare Cirillo, Giardini si è occupato dell'affare Cirillo non perché se ne dovesse occupare per conto del sismi, perché il sottoscritto non se ne occupò per conto del sismi. Vorrei leggere questo documento se è possibile. Prima che legga il documento, Presidente, sia il generale Santovito che lui stesso affermano che quell'operazione fu fatta per conto del supersismi. Ma signor Presidente, quante volte devo rispondere sempre nella stessa maniera? Allora, questo è un documento del 23 gennaio 1983, riautenticato con lettera al da chi proviene quel documento? Questo è, io legalizzo tutti i documenti, signor Presidente, data per data, eccetera, eccetera. 23 gennaio 83, rilegalizzato con lettera 6 gennaio 86 a giudice Posimano. Chi è l'autore del documento? Sono io, però la cosa importante è la data, 23 gennaio 83, in cui racconto ad un certo momento che la questione nacque indipendentemente dal sismi, ma nacque con l'onorevole Piccoli, e che ad un certo momento il Giardini mi trovò la via per incontrare Casillo. Ancora una volta, non ci si potrebbe spiegare logicamente che se io non avessi conosciuto già Casillo, perché farmelo ripresentare dal Giardini? Riconfermato da Giardini, fu pagato 50 milioni, riconfermato da Giardini anche in data 9-2-84 davanti alla commissione P2. E questo è come nasce l'affare Cirillo, cioè l'affare Cirillo, per quanto mi riguarda, nasce semplicemente da un intervento mio per conto di Piccoli. Poi mi fu consigliato di scrivere in questa maniera e scrissi in questa maniera, ma i documenti, signor Presidente, sono qui. Tra le altre cose, l'altro giorno il dottor Mancuso, il pubblico ministero, io parlai di una dichiarazione fatta da un giudice magistrato napoletano, il giudice Gennaro Costagliola. Il pubblico ministero ha detto che non esiste questa comunicazione. Eccola, signori della Corte. Il giudice nega tutto quando parla dell'intervento di Marrazzo, di cui ha parlato il pubblico ministero l'altro giorno. Dice, il giudice nega tutto, è solo un tentativo di sviare le indagini, quello di Marrazzo. Non trova alcun riscontro negli atti processuali. Dichiarazione del generale Santovito, l'ex capo del sismi ha escluso che il faccendiere, cioè il sottoscritto, sia intervenuto agli ordini dei servizi segreti. Siccome il pubblico ministero ha detto che non è mai esistita questa dichiarazione da parte del giudice istruttore generale Costagliola ai giornali, questa è del 6-7 febbraio 1983 sulla Repubblica. Presidente, chiedo scusa come fa delle divagazioni, dire che qui capita male, perché su questa vicenda sono particolarmente preparato. Il collega Costagliola, no, Presidente, mi scusi, che non venissero fatti questi commenti. Presidente, il collega Costagliola, l'imputato si difende come ritiene giusto difendersi. Sì, Presidente, ma richiamare delle affermazioni di un giudice istruttore che non istruiva quel processo, Presidente, non ha mai istruito il processo relativo al sequestro Cirillo. La vicenda del coinvolgimento del dottor Pazienza si è accertata solo in epoca successiva. Attualmente il dottor Pazienza è anche colpito da comunicazione giudiziaria, unitamente ad altri protagonisti del riscatto del Cirillo da parte del giudice istruttore di Napoli. Ripeto, quella affermazione del dottor Costagliola era allo stato degli atti, ma di un procedimento che riguardava la camorra di Cutolo e non il sequestro Cirillo, cioè due cose completamente diverse. Peraltro istruiva quel processo con atti che mandavano gli uffici giudiziari interessati alle indagini sul sequestro Cirillo. Quindi, sgombrato questa cosa, continuo, Presidente, se mi è consentito. Ha risposto il pubblico ministero, mi sembra chiaro, se si risponde da solo.
Presidente, se si è, come, cioè, se gli uffici del SISMI, come lui afferma in due suoi memoriali, di questa struttura del SISMI siano stati via Panama, vicolo del 5. Questa era la domanda che ancora una volta c'era fra questi tre, ancora una volta erano le i posti in cui operavo io, il sottoscritto. Contemporaneamente o sono? No, sono successivi, signor Presidente. Tra le altre cose, signor Presidente, se è vero quello che dico in questo memoriale, perché gli altri componenti sono stati tutti graziati? Cioè, ad un certo momento ci ritroviamo solo io e Musumeci. Cioè, o è vero tutto quello che dico io, e allora al Supersismi apparteneva anche Deliseo, Di Murro, eccetera, eccetera. Oppure non si capisce perché, cioè si capisce benissimo, perché a un certo momento, soprattutto Di Murro viene considerato al di fuori, Deliseo viene considerato al di fuori, rimane solo Musumeci. D'altronde, signor Presidente, non bisogna dimenticarsi che se è vero che io, come dice il pubblico ministero, gestivo il SISMI per noi nome e per conto del signor Licio Gelli, ma perché mai non conoscevo neanche, addirittura non conoscevo altri membri della P2 che lavoravano all'interno dei servizi segreti. Non conoscevo il generale, come si chiama questo che adesso si è presentato nella lista del Partito Radicale? Ambrogio Viviani. Viviani, non conoscevo il colonnello Cornacchia, non conoscevo nessun altro. Se fossi stato io, in nome e per conto di Licio Gelli, avrei dovuto conoscere anche gli altri. Quindi, Presidente, ammette che lui lavorava in questi uffici? Altra domanda. Ammetto, è semplice, erano i miei uffici. Presidente, i suoi rapporti con la Sofint? Ho risposto, ma ho preparato ancora una. Sofint, ho già specificato l'altra volta, cioè una delle volte precedenti, che il sottoscritto ha avuto rapporti con la Sofint solo in relazione all'operazione Prato Verde, l'operazione di cui si occupano finanziaria, di cui si occupano i giudici istruttori Pizzi e Bricchetti di Milano. La fatturazione da parte della Sofint alla Ascofin per l'operazione Prato Verde fu richiesta da parte di Pellicani e Carboni. Quindi la mia attività e rapporto con la Sofint nasce nel novembre 81 e finisce nel gennaio 82. Tra le altre cose, signor Presidente, siccome questa Sofint ancora una volta, con tutti coloro con cui ho a che fare io, diventano tutti dei grandi delinquenti. Allora, qui ho premettere che Carboni, 12 giugno 84, al pubblico ministero Sica, conobbi Francesco Pazienza, si era nella primavera dell'81, quindi siamo in questa data. Dottor Armando Corona, davanti alla commissione P2, 17.383, ho dichiarato anche l'altra volta che era stato il dottor Caracciolo, avendolo conosciuto già da prima, che su indicazione di Giovannini, che è il presidente della Federazione Italiana Editori di Stampa di Giornali, aveva assegnato alla Sofint una quota, cioè la crema dell'Italia editoriale, finanziaria, eccetera, eccetera, aveva a che fare con la Sofint. Il mio rapporto con la Sofint è durato 3 mesi, cioè le tre fatture fatte dalla Sofint alla Scofin per il pagamento della commissione che derivava dall'operazione Prato Verde, denaro tra l'altro che veniva dall'operazione finanziaria promossa presso il Banco Ambrosiano. Tutto qua. Interrogatorio Pazienza davanti al dottor Achille Gallucci, all'epoca procuratore della Repubblica di Roma. Giusto. 25 febbraio 82. L'attività di consulenza ed assistenza per conto della Ascofin si estendeva sul Banco Ambrosiano, Gruppo Rizzoli e società Sofint, nonché sul gruppo finanziario. È quello che ho detto. Ora, Presidente, siccome risulta in atti che due... La domanda, pubblico sì, ministero. Sì, poiché risulta no, in atti, non, Presidente. Non voglio più promesse, non voglio le domande nette, così, nette. Se poi non capisco, se io non chiederò riesco io a concludere la domanda, Presidente, che domanda perché, faccio? Perché la premessa diventa un modo per fare la domanda non consentita. Ma no, Presidente, io devo... Okay.
devo far chiarire il mio pensiero, altrimenti non so che domanda fare. Questo io non so ancora che domanda fare, se non concludo con questa cosa qui. Poiché risulta in atto, Presidente, che il colonnello Giovanni Cadura, il maresciallo Nicolino Staraccio hanno affermato che su ordine del direttore del servizio installarono nell'ufficio della società Ascofin, in vicolo del 5, alcune apparecchiature telefoniche del SISMI, la domanda è questa. Quando era alla testa dell'Ascofin con le apparecchiature del SISMI, si è mai occupato della società del Banco Ambrosiano e della società Sofit? Signor Presidente, la risposta... Che controllava, diciamo, come lo stesso... La risposta è semplice. E no, e tutti gli atti sono alla Procura della Repubblica di Milano. E ancora una volta, non è per polemica, ma se si fosse collaborato con la Procura di Milano come si è collaborato con il dottor Domenico Sica, questa risposta avrebbe avuto una risposta obiettiva, oggettiva e non da parte del sottoscritto. Presidente. D'altra parte, mi scusi, per essere preciso, perché vedo che lei è preciso, sono preciso anch'io. L'interrogatorio a cui il pubblico ministero si riferisce, se non sbaglio, del 28 febbraio 1982 o 25 febbraio 1982. 25 febbraio 82. Perfetto. Quindi al 25 febbraio 1982 le commissioni di cui ho parlato prima erano state effettuate, perché si parla del periodo novembre-dicembre 81, gennaio 82. Sì, no, lei parla di controllo e consulenza sulla società. Vabbè, sì, si gioca sulle parole, insomma. Beh. Hanno anche loro. Dunque, Presidente, l'imputato ha mai conosciuto il colonnello Minerva? Non ho mai conosciuto il colonnello Minerva, che tra le altre cose era, per sentito dire, un acerrimo nemico del colonnello Giovannone. La domanda è questa, Presidente. Deposizione dell'onorevole Falco Accame al giudice istruttore di Trento, dottor Palermo. A quanto sopra riferito, una società di import export a cui faceva capo anche Pazienza, poiché il Minerva, Presidente, si dimise dal SISMI, dal SID all'epoca, e secondo il Cogliandro indicò come suo successore il colonnello Di Murro, per andare a partecipare direttamente a questa import-export che pare avesse attività di vendita di armi, la domanda è questa: se ha mai visto al SISMI, conosciuto o partecipato a società con il colonnello Minerva, iscritto alla P2? Mai visto, mai conosciuto il colonnello Minerva. Potrei fare una domanda al pubblico ministero, signor Presidente? Perché vorrei sapere semplicemente, signor Presidente, se ha interrogato Minerva, perché mi sembra che questi siano dei riscontri obiettivi. Se io partecipo a una società, ci saranno delle carte della mia partecipazione alle società. Si fanno dei sequestri nell'ufficio e si vede se io ho partecipato o meno. Dunque, Presidente, informative, faccio riferimento alle due informative confezionate dal dottor Pompò, che era un riferimento informativo che egli stesso gestiva all'interno del SISMI. Dunque, si tratta, Presidente, di due informative il cui contenuto vale la pena leggere per consentire anche all'imputato di dare una risposta precisa sulle finalità e la natura di quelle due informative. Leggo sul punto. Signor Presidente, mi scusi, io ho già risposto sulla faccenda Pompò, signor Presidente. Sentiamo la domanda. Dunque, due appunti. Uno, centrale trafficanti armi e droga. Primo riguarda traffico di droga e di armi in Italia ad opera di una organizzazione con centrale a Berlino Ovest. Capo assoluto tale Sanson, cittadino ebraico. Facevano parte libanesi e siriani. Le armi russe, ceche e belghe importate dalla Bulgaria erano destinate a terroristi italiani, francesi e spagnoli. Colui che dirigeva l'esportazione delle armi era addirittura un ufficiale superiore dell'esercito bulgaro, sembra un generale molto noto, di nome Stimilov. Virgolette.
Il secondo appunto trattava di una organizzazione con sede a Monaco di Baviera, composta da italo-tedeschi con collegamenti con le Brigate Rosse, la quale aveva eliminato durante le decorse feste natalizie un certo Renato. L'esecutore materiale dell'omicidio era tale Eros, padovano, brigatista rosso, faceva la scuola tra Monaco e Padova. Queste due segnalazioni... Che vengono dal... Prego? Vengono dal sisma. Queste due segnalazioni, Presidente, vengono redatte da questo signor Pompò, che è una specie di agente sismi, e quindi inoltrate alla Questura di Roma, la quale in data 26 gennaio 81, ovviamente la consegna è fuori protocollo, inoltra le due segnalazioni a Lucigos, comunicando che le stesse le erano pervenute, tra virgolette, da fonte qualificata ed attendibile, e cioè lo stesso dottor Pompò. Il dottor Pompò, quando gli è stato chiesto chi gli avesse detto queste cose qui, lui afferma che le notizie gli furono fornite da Pazienza su autorizzazione di Santo Vito. La domanda è questa: il contenuto ideologico di queste due informative è vero o è inventato? Ideologico? Sì, contenuto. Cioè Stimilov, tutto quello che... Eros. Ma scusi, ma ideologico è un valore tecnico. Cioè, ideologico cosa vuol dire, scusi, ideologico? Si riferisce all'ideologia che ci sta dietro, vuol dire il tenore. Ma scusi, signor Presidente, vorrei capire una cosa. Un'informativa. Io ho dimostrato che questo, per esempio, l'informativa per cui io sono stato direttore generale del Ministero Marina Mercantile è arrivato a questo tribunale come direttore generale del Marina Mercantile. Quindi l'informativa, a parte che... La sostanza è questa, è vero che lei ha detto questo. No, io non ho assolutamente detto questo. Pompò deve venire qui e deve fare ad un certo momento un confronto con il sottoscritto, perché queste erano informazioni che Pompò dava in parte, venivano poi passate al Sismi e il Sismi gliele restituiva integrate con altri dati. Quindi quello per cui io mi vado da Pompò e gli vado a dire queste cose e gli dico scrivi questo e manda a Lucigos sono cose che sono completamente ridicole, al di fuori assolutamente di una qualsiasi logica. Il contenuto di queste informative le era comunque noto? Parzialmente mi era noto, perché ad un certo momento Pompò l'ho accompagnato diverse volte, due o tre volte l'ho accompagnato io direttamente a Palazzo Baracchini. Quindi quando Pompò veniva a Palazzo Baracchini faceva delle richieste precise a Santo Vito e dopo due o tre giorni Santo Vito dalle divisioni gli dava il complemento delle informazioni parziali che lui stesso aveva fornito. E questo che venga qui e che venga a confermarlo. Quindi lei ad apprendere queste notizie da Pompò? Io non portai nessuna informativa a Pompò per quanto riguarda questa parte. Ma le chiedo se fu lei ad apprenderla da Pompò? Una parte non ricordo con precisione, ma due volte io presi un'informativa da Pompò e la portai al Sismi perché fosse vagliato dalla prima e dalla seconda divisione. Prima e seconda divisione. Se non che, Presidente, una copia di questa informativa, di una delle due informative datata 18 gennaio 81, viene sequestrata nell'ufficio controllo e sicurezza, che nulla a che fare con la prima e la seconda divisione, diretta dal generale Musumeci. Come spiega questo circuito? Ma perché non lo chiede al generale Musumeci, scusi? No, qualcuno gliel'ha dato in questo senso. Lo chiede al generale Musumeci. Io ad un certo momento... Non è stata trovata alla prima o alla seconda divisione dove l'imputato ha dichiarato di aver recapitato questa informativa, ma... Io non ho mai detto che l'ho portata alla prima o seconda divisione. Io ho detto che la portavo al generale Santo Vito. Non ho mai detto che la prima e seconda divisione era Forte Braschi. Poi, un'altra cosa... Se il pubblico ministero dice che queste sono informative non esatte, come dimostra lui che sono non sono esatte? Ma io ho chiesto la prima domanda, se no, ideologicamente sono vere quelle ideologicamente notizie. Cioè sono vere o no? La informativa è sempre la base poi per poter essere oggetto di sviluppo investigativo dalla parte della magistratura. Quando io mi permetto di dire che questo è un processo basato solo su informative di servizi segreti su cui non sono stati fatti riscontri, ripeto ancora, quando si arriva a includere negli atti di questo processo un'informativa in cui si dice che io ero il direttore generale del Ministero Marina Mercantile, vuol dire che non sono stati fatti neanche i riscontri più elementari per vedere se quello che mandano i servizi segreti per questo processo siano cose giuste o meno. Altro esempio. Quando in questa requisitoria si dice che il 15 luglio 1982 io mi trovavo in Svizzera
insieme a Licio Gelli e Ortolani e viene portato come prova di una mia conoscenza con Ortolani e Gelli, mi permetto di dire che questa è una requisitoria basata solo ed esclusivamente su veline dei servizi segreti, perché a parte tutto che il 15 luglio 1982 io mi trovavo all'Hotel Regency di New York. Ecco. Comunque quindi, lei esclude di aver passato quell'informativa a Musumeci? Sì, signore. Allora, mi scusi e finisco, signor Presidente. Allora, come fa allora il pubblico ministero a stabilire che il sottoscritto il 15 luglio del 1982 si trovava in Svizzera con Gelli Ortolani? Io non stabilisco nulla. E lei sorride, però lei fa delle requisitorie basate su veline dei servizi segreti. Guardi, passiamo ad una successiva domanda. Siccome la cosa è del tutto destituita di fondamento, perché la requisitoria è fondata su testimonianze e documenti, allora, mi scusi signor Presidente, non voglio fare polemiche. Io ho querelato l'ex capo del SISDE, Parisi, l'ho querelato e il pubblico ministero ha archiviato la denuncia. Ricordo che l'ufficio. Però Roma, il sostituto procuratore Ionta di Roma, ha aperto un procedimento in cui sono parte civile. Non interessano qui non si fa un processo con le veline dei servizi segreti. Presidente, questo è questo processo. L'ufficio istruzione archiviato un esposto di cui non vi era nulla di. Signor Presidente, allora vorrei discutere questo esposto. Perché No, per carità. Presidente. Non c'era nulla. Allora vorrei. Scusi, signor Presidente, mi scusi. Allora, lei conferma che il 15 luglio 1982 io mi trovavo in Svizzera? No, via. Dottor Pazienza, se vuole venire qui mi seguo lì. Allora, Presidente. Silenzio, risponda alle domande, dottore. Presidente, informativa riguardante il sequestro dell'onorevole Moro. Nel corso della sua deposizione, il maresciallo Sanapo. Direi Sanapo. Si autodefinisce Sanapo, vedete, poi non so. Però comunque lo chiamiamo Sanapo. Sedicente Sanapo, ma di fatto Sanapo. Afferma questo. Ragione lui, è una verdura. Sì, ma di fatto. Ci sono due scuole, Presidente. Sanapo, stanno due scuole di pensiero. Ah, è Sanapo, come no? Quindi si dice Sanapo. Però ci sono, comunque, si fanno l'esse. Si rende l'idea. E, due, e si fanno pure quelle ricchitette. Dice, Presidente, che. E sono pugliese pure io. Il Sismi, cioè il colonnello Belmonte, lo aveva incaricato anche di costruire una fonte falsa, secondo la quale una fonte informativa falsa, secondo la quale egli, lavorando a Vieste, era venuto a sapere che l'onorevole Aldo Moro, all'epoca Presidente del Consiglio, era stato sequestrato e immediatamente nascosto presso l'ambasciata di uno Stato dell'Est Europa, fa anche il nome, Bulgaria, Cecoslovacchia, non ricordo bene. Presidente, gli risulta che all'interno del Sismi, perché risulta, diciamo, nella Commissione Moro, che era stata portata questa notizia priva di fonti, ma comunque sostenuta da più persone, risulta che di questo si parlò all'interno del Sismi come fatto da verificare o da accertare, e cioè che fosse stata una potenza straniera, in particolare appartenente all'Est Europa, a disporre il sequestro e a nascondere materialmente il Presidente del Consiglio Aldo Moro. Ma io veramente, il sequestro Moro del 1978, io sono entrato nel Sismi a metà del 1980, almeno risulta chiedetelo al Belmonte. E comunque che io la richiesta sia tanto viene fatta al Belmonte nell'81, Presidente. Comunque che io sia tanto nemico dell'Unione Sovietica non credo, perché questa è un'intera pagina della Gazzetta Letterale dell'Unione Sovietica in cui si dice nel 1986, proprio per quanto riguarda la pista bulgara, si dice semplicemente: adesso faranno la pelle a Pazienza, così gli americani e gli italiani, che sono i veri responsabili della pista bulgara, sono tutti contenti. Ecco. E se io sono così. Lui comunque ha sentito mai parlare durante il periodo del suo servizio? Assolutamente. Anzi, forse sarò più preciso. Michael Ledin, Z3, è un po' lo sponsor e il sostenitore di questa tesi. Risulta tra l'altro da una serie di missive che egli invia in più direzioni.
che vi fosse una parte del SISMI, un settore del SISMI, che ancora nell'81 si preoccupava di dare una copertura a questa notizia, credo falsa, perché è del tutto inventata, priva di qualunque sostegno se non del maresciallo Sanna, cioè di dare questa suggerimento al maresciallo Sanapo di riferire questa falsa notizia, ne era al corrente lui? Non solo ne era al corrente, ma ancora ripeto ancora una volta, io ho dimostrato documentalmente che l'Edina era nel SISMI 2 anni prima del sottoscritto, ma che nell'83 ha continuato a lavorare con la seconda divisione e con il colonnello Sportelli. Adesso, ancora una volta, sono cose che io non so di che cosa stia parlando, scusi, dottor Mancuso. Non, qui siamo per la questione di Bologna, non so cosa c'entri Moro. Non lo so, la mia risposta è non lo so. Cioè, siccome la domanda aveva questo senso, l'imputato Pazienza si dichiara come uno dei più alti responsabili di questa struttura del SISMI impegnata nelle operazioni più rilevanti. E ancora con questa struttura del SISMI impegnata nelle operazioni più rilevanti esautorava completamente quelle che erano le competenze istituzionali dei vari uffici 1, 2, 3, eccetera, e chiamavano il generale Musumeci a intervenire in materie che per legge e per ordinamento interno gli erano sottratte. Ecco la domanda, poiché il Sanapo, fonte della falsa informativa Musumeci Belmonte, è anche fonte della falsa informativa sequestro Moro, se a lui risulta quale struttura del SISMI si fosse occupato delle due cose. Signor Presidente, scusi, per arrivare a una questione finale logica, qui mi sembra di parlare dell'armata Brancaleone, cioè la seconda e terza divisione hanno migliaia di persone, stringiamo, questa superstruttura ero io, Musumeci e Belmonte, l'armata Brancaleone, scusi. A un certo momento io ho già risposto, di queste cose qui non ne so assolutamente niente. Quando verrà Belmonte e Sanapo che facciano il confronto e che se lo facciano spiegare da loro. Presidente, vorrei tornare per un momento a un argomento già trattato, lo farò in maniera brevissima e chiedendo soltanto questo, se è vero o meno quanto affermano alcune persone in riferimento alla sua conoscenza con il signor Gambino. Maria Luisa Albrizzi ha riferito che l'imputato le confidò di essere consigliori di John Gambino. Che succede? Idem Buongiorno, udienza 26 giugno 85, così illustrissimi 17 giugno 84, idem Santovico, fu lei a presentarlo a Monsignor Marcinkus che inizialmente sulle sue, quando l'interlocutore ebbe a dire al mio paese fanno votare anche le croci, replicò al mio paese fanno votare croci e morti e modificò il suo atteggiamento. Pure a Francesca Battaglini Pazienza disse che era grande amico di massoni e mafiosi, facendole il nome di Gambino, confronta Flavio Carboni, Marina De Laurentiis, eccetera. Voglio dire, queste affermazioni così corali e ripetute di una sua conoscenza derivano dal fatto che egli si vantava, millantava credito presso questo Gambino, oppure che realmente era il consigliore, il conoscente, l'amico di questo Gio Gambino? Risponderò con la domanda fattami dal giudice Falcone. Che cosa c'entra lei Pazienza con la mafia? Ecco, questa è la mia risposta. Con la domanda fattami dal giudice Falcone. Che cosa c'entra lei Pazienza con la mafia? E lei che me ha lo risposto? Spieghi. Prego? E chi ha risposto? Ma il giudice Falcone credo che sia la persona più autorevole in Italia per parlare di mafia italiana-americana, e se non risulta al giudice Falcone alcun contatto del sottoscritto con la mafia italiana-americana, mi permetto di dire che è un punto di vista autorevole. Ma siccome queste persone dicono che lei si sarebbe vantato di queste conoscenze, è vero che lei se ne è vantato? Non posso essermi vantato di conoscere persone, avere avuto rapporti con persone che non ho. Che io ho conosciuto Gambino l'ho sempre detto come una cosa divertente, perché era lo stesso tavolo di Monsignor Kelly, che era il rappresentante del Vaticano presso le Nazioni Unite. Ecco, questo l'ho sempre detto. Esclude di aver usato mai il termine consigliori? Consigliori, signor Presidente, lei sa che nella struttura mafiosa americana consigliori ci sarebbe, nel computer dell'FBI ci sarebbero almeno 10 pagine di printout sul sottoscritto, cosa invece che naturalmente non esiste. Cioè, quando si parla dell'Albrizzi, l'Albrizzi ha detto anche che io ero sua convivente, sì, eccolo qui, ero sua convivente, sua amante, da 7 anni, cioè praticamente da quando ero bambino che eravamo conviventi.
E l'Albrizzi poi è quella che Visigalli dice: sono pure a conoscenza del progetto di falsificazione di una lettera da parte di Gotti Porcinale dell'Albrizzi. Si sarebbe trattato di formare una lettera falsa di Francesco Pazienza, eccetera, eccetera. E questi sono i testi. Comunque, per ritornare, se il pubblico ministero vuole la soddisfazione della oggettività della mia risposta, non può fare altro che chiedere informazioni al giudice Giovanni Falcone della Procura di Palermo. Senti, io mi sono informato in giro e ho avuto conferma che quanto è indicato nell'ordine di cattura del pubblico ministero di Firenze relativo alla strage del Natale del 23 dicembre 84 e nella ordinanza sentenza del giudice istruttore di Palermo 8 novembre 85 risponde al vero. Cioè risulta che effettivamente nello stesso periodo di tempo Pippo Calò aveva alloggiato contemporaneamente a Francesco Pazienza in Porto Rotondo in ville messe a loro disposizione da tal Luigi Faldetta, imprenditore imputato di 416 bis di attività mafiosa. Lo ha conosciuto questo Luigi Faldetta, Presidente? E come mai si trovava nella stessa abitazione di questo? Allora, io non sono mai stato in nessuna villa di Luigi Faldetta e il pubblico ministero deve arrivare fino in fondo nelle cose. Quello che lui dice viene da una testimonianza di un certo Bonino, guardi che questo me l'ha detto il giudice Falcone, Bonino, giusto? Credo che l'abbia scritto lui, sì. Bonino, Pazienza, dunque, cosa dice Bonino? Ho visto Pazienza con due donne in questa villa. Com'era Pazienza? Era sulla trentina e con una grande barba nera. Non ho mai portato barba in vita mia. Questo me l'ha detto il giudice Falcone. Senti, com'è il contenuto di lui? Lei esclude di avere assoluta... a Pippo Calò l'ha conosciuto. Mai visto e conosciuto. D'altra parte io quell'epoca tutti i weekend li passavo con Marina De Laurentiis perché era mia convivente. Quindi ancora una volta ritorniamo con Pippo Calò, con Faldetta. Presidente, chiedo l'acquisizione di questo atto del Pippo Calò, Faldetta, sempre le stesse cose, signor Presidente, sempre le stesse cose. Ordinanza sentenza 8 novembre 85, giudice istruttore di Palermo, chiedo venga acquisito formalmente agli atti. Ma scusi signor Presidente, ma perché non sono... Ma perché non sono mai stato interrogato? Cioè non so comunicazioni, niente. Ma perché? Cioè se io trovo che siccome abbiamo parlato di Sindona, siccome dice che il pubblico ministero ha detto che sui documenti Sindona non erano arrivati a tempo, questo è un libro di Sindona 1986, siccome le inchieste giudiziarie non sono raccomandate o cartoline, cioè che arrivano in ritardo, d'accordo, a parte il fatto che non c'è scritto il mio nome eccetera eccetera, però io inviterei il pubblico ministero che se trova dei nuovi indizi contro il sottoscritto che li invia alle procure, alle procure della Repubblica che ad un certo momento si occupano di questo fatto, perché signor Presidente non si può continuare a macinare parole senza fatti. Vedete, per quanto riguarda la Sofint, da informazioni testimoniali risulta che negli uffici della Sofint, dove la faceva da padrone certo Dio Tallevi, sostavano tutte le persone presenti che ha indicato il dottor Pazienza, cioè da Pompò, Roig, Balducci, Roy che è un onorevole, il venditore di auto presso il quale compra alcune centinaia di milioni di auto e così via, Fausto Annibaldi e così via, Presidente, cioè tutto lo stesso ambiente, Carboni compreso e Pellicani compreso, strettamente a lui collegato. La mia domanda è questa, Presidente: ha mai conosciuto nei suoi rapporti con Pompò, Carboni e gli altri, oltre il Balducci, Presidente, i suoi colleghi di banda, e cioè Dio Tallevi e colleghi di banda, sono fanno parte, Presidente, indicati come partecipi, alcuni con funzioni di estremo rilievo, di una cosiddetta banda della Magliana, sì, al cui vertice, Presidente, è indicato niente di meno che Calò Pippo. Ha mai conosciuto persone come Dio Tallevi, Abbruciati Danilo? Questo glielo abbia già chiesto. Pare che abbia già risposto. Parecchi giorni fa, perché ormai il caso sì, no, è no, parecchi giorni fa. Rispondo ancora, signor Presidente, se vuole.
non solo non li ho conosciuti, ma giudice istruttore Mazziotti, giudice istruttore Imposimato, giudice istruttore Viglietta e sostituto procuratore Coiro di Roma hanno stabilito che non ho assolutamente nulla a che vedere, non sono neanche stato ascoltato come testimone. Presidente, gli risulta che dell'omicidio Balducci sono indiziati di reato Danilo Abbruciati, peraltro defunto a seguito di un attentato a Rosone, tentativo di attentato a Rosone, Dio Tallevi e Calò. Non so niente, sono cose come se mi parlasse dell'araba fenice, non so niente. Presidente, poiché in atti risulta che frequentava assiduamente questo signor Balducci e poiché risulta che il signor Balducci frequentava ed era partecipe di questa organizzazione, ha mai visto o comunque gli sono stati mai presentati, sia pure sotto nome diverso, personaggi del genere? Signor Presidente, ancora una volta confermo che la domanda è se questi stessi personaggi... Non li ho mai visti, conosciuti, Balducci l'ho conosciuto attraverso Carboni e Balducci l'ho frequentato da maggio fino al 24 luglio 81 per fare un favore a Tommaso Addario su richiesta di Federico Umberto D'Amato. Credo di averlo già detto qualche volta, signor Presidente. Vado avanti, Presidente. E non ci sono prove. Presidente, informative riguardanti il colonnello di Napoli, il generale Notarnicola, il generale Ferrara ed altri ufficiali. Si tratta di questo, Presidente. Furono inviate informative false in cui si diceva che Di Napoli era collegato con un servizio straniero dell'Est Europa e che il Notarnicola era collegato con i libici. Di questa imputazione, Presidente, avere falsamente affermato che Notarnicola risponde, ha risposto anche il dottor Pazienza. Per quanto riguarda il colonnello Napoli, questa informativa, Presidente, no, un momento, falsa... Il colonnello di Napoli non so neanche chi sia. Non so neanche chi sia. Di Napoli non è quello che doveva andare a... Ci sono due di Napoli, c'è il colonnello Orazio di Napoli e il colonnello Silvio di Napoli. Il colonnello Orazio di Napoli era mio carissimo... Prego? Esatto, non potevo fare un'informativa contro di lui per il semplice motivo che era un mio carissimo amico, quindi non vedo che informativa potevo fare contro il colonnello Orazio di Napoli. Sì, ma difatti lei non risponde di questo. Prima ha detto che rispondo, lei no, ha... per notarmi, ho detto mentre per Di Napoli, lei non risponde, non ha mai risposto di queste false informative. Diversa è la storia che riguarda il generale Notarnicola. Ora, poiché il Presidente c'è Sanapo, maresciallo Sanapo, il quale riferisce che Belmonte gli dice ma non sai, qui per togliersi di mezzo le persone, ma neanche le pistole sono buone, qui facciamo un'informativa e ce le togliamo dalle scatole, alludendo a questo organismo del quale faceva parte il segretario del generale Santovito. E sarei adesso sono segretario del generale Santovito, ho avuto tutte le mie le varie, adesso sono segretario, e vabbè. Anche questo. Dario Di Gherzio, signor Presidente, si può immaginare di Santo Vito. Si è mai interessato di questa situazione riguardante il generale Notarnicola e la sua inaffidabilità? Oh, io sì, lo dico e devo dire una cosa, che la informativa mi fu data dai francesi, ma il fatto che sull'operazione Uranio ai libici Notarnicola non avesse fatto niente, mi aveva enormemente fatto sospettire, scusate. Poi, qui ancora una volta, le informative che non sono esatte contro un colonnello Notarnicola sono subito da fustigare. Le informative invece false sul sottoscritto, no, quelle vanno benissimo, quelle vanno tutto bene. Scusi. Dunque, allora, quindi è vero che ci fu un'informativa? Ci fu un'informativa, ma lo dissi... E lei la trasmise? Io la trasmisi. Poi apprese che non era rispondente al vero? Non mi interessava, signor Presidente, perché il problema non mi interessava. Tra le altre cose vorrei richiamare un punto, signor Presidente, che il colonnello Notarnicola, generale Notarnicola, tra l'altro, dice
in una testimonianza, che è agli atti di questo processo, che nel maggio 1981 il generale Santovito gli richiese un nuovo controllo controspionistico contro il sottoscritto. Ma allora, scusi signor Presidente, ma se il generale Santovito chiede un controllo controspionistico contro il sottoscritto nel maggio del 1981, ma quale struttura occulta era se chiedeva alla prima divisione di controllare ancora una volta il sottoscritto? E che uomo di Gelli era se è vero che, come dice Cogliandro, gli era già stato richiesto nel 1980, come testimonia Cogliandro, e nel maggio 1981 richiede ancora al notar Nicola un controllo controspionistico contro il sottoscritto? Ma che uomo di Gelli era? Ma che superstruttura era se addirittura il direttore chiedeva ai suoi sottoposti di controllarmi periodicamente? Senta, la domanda la preciso in questo modo. Cioè, il dottor Pazienza conferma di essersi occupato della inaffidabilità del generale. Scusi, signor Presidente, non giochiamo sulle parole inaffidabilità. Io ho avuto un'informativa e l'ho passata. C'è stato un negoziato di uranio, non castagnole, uranio, a Roma, e il generale notar Nicola non ha fatto assolutamente nulla. Ecco, questi, basta, chiuso. Presidente, questa informativa la riporta del Demaranche, del servizio SDEC, la riporta da Parigi l'8 e il 9, il volo dell'8-9 gennaio dell'81, la riporta in Italia. No, è stata prima questa informativa, prima. Ma poi cosa Pazienza c'entra? Cosa c'entra non... questo? Aspetta, se cosa non mi c'entra? Fa finire, perché c'entra. Afferma lui stesso i rapporti con i vertici del SISMI non appartenenti al Super S erano cordiali e collaborativi con il generale May, mentre erano praticamente nulli con il colonnello Sportelli. Vorrei sapere da dove risulta che questa informativa fu portata il 9 gennaio. Anche il generale notar Nicola è stato colpito dall'insinuazione di aver avuto collegamenti con servizi segreti stranieri. Pazienza indica come fonte della notizia il servizio segreto militare francese e precisa che fu proprio Santovito, dopo il colloquio con il direttore dello SDEC, signor Demaranche, avvenuto l'8 e il 9 gennaio 81, ad informarlo, virgolette, molto imbarazzato, chiuse virgolette, di tali collegamenti. Virgolette, risultò che il generale notar Nicola era il mezzo di comunicazione controllato dai servizi libici. Vedasi anche memoria, il Super S era estremamente efficiente e ciò aveva attirato, sono parole del dottor Pazienza, un vero e proprio odio soprattutto da parte di due cialtroni all'interno del SISMI, Sportelli e notar Nicola. Chiusure, virgolette. Sentenza della Corte Assise. Scusi, signor Presidente, premettere che la settimana scorsa il generale Lugaresi e il generale notar Nicola sono stati incriminati per traffico d'armi, quindi, perché qui a certo momento dal giudice Mastelloni di Venezia. Ma la spia, scusi. Prego? Lo sappiamo. No, sono stati incriminati, perché qui diventano tutti quelli che dicono cose contro di me, diventano tutti fiorellini di bosco, mammoline. Quindi le affermazioni sono quelle della sentenza. Presidente, io cerco di usare pazienza contro pazienza, questo è, diciamo, il mio tentativo, perché altrimenti sono tutti personaggi poco credibili. Quindi, Presidente, dice sempre questo imputato. Insisto sul punto, da dove risulta dalla sentenza di primo grado e gli atti allegati. Presidente, la sentenza non è un elemento di prova. Presidente, sono degli atti ufficiali, dichiarazioni. Presidente, io chiederò... Ancora una volta. Presidente, chiederò la... Stiamo parlando di una sentenza in cui il sottoscritto non è mai stato sentito. Quello che dice il pubblico ministero è... Parole del dottor Pazienza. Prego? Parole, documenti e citazioni testuali del dottor Pazienza. Io ho ammesso, non ho problemi, di avere avuto una informativa sulla possibile legame del generale notar Nicola con la Libia. Un momento, però lei allora deve dire. Dica lei. Esiste anche una testimonianza del generale notar Nicola che dice che tanto è vero che il generale Santovito non fece caso a questa testimonianza, a questa possibilità, che gli affidò successivamente un incarico controspionistico contro il sottoscritto. Lo dice il generale notar Nicola. Invece lei sta dicendo che il generale Santovito è stato recettivo di questa storia. Cerca di non dire nulla che non sia, ripeto. Ma non so, perché qui diventa il gioco di dire quello che ha fatto.
poi no, ancora una volta siamo per le questioni di Bologna, non so cosa. Presidente, dunque, i rapporti, dice, con i vertici del Sismi non appartenenti al superesse, presidente. Cioè non vi erano in pratica rapporti né con il colonnello Sportelli, erano praticamente nulli, con il colonnello Sportelli, seconda divisione, e con il generale Notar Nicola, che oltretutto, afferma il dottor Pazienza, come scritto al presidente del Consiglio in data 10 dicembre 83, era sospettato dai servizi di sicurezza francesi di intrattenere rapporti troppo cordiali con agenti libici a Roma. Allora, signor Presidente, la domanda è questa, Presidente. Chi ci faceva Pazienza che scrive al Presidente del Consiglio il 10 dicembre 83 per dire di non fidarsi di questo generale Notar Nicola? Ah no, io il 10 dicembre 1983, siccome il Presidente del Consiglio è per la legge 801 capo dei servizi segreti, ho mandato semplicemente, siccome nelle notizie stampa erano ancora cose da mille e una notte, ho mandato al capo dei servizi segreti, che era il Presidente del Consiglio, esattamente la storia com'era, perché sulla stampa naturalmente erano venute fuori delle cose fantasmagoriche. Mi permetto poi di parlare del colonnello Sportelli, mi scusi, è notorio, lo sanno anche i sassi e i pini di via della Pineta Sacchetti a Fortebraschi, che Sportelli era uomo della CIA e del Mossad, ed è rimasto uomo della CIA e del Mossad. A questo punto addirittura il fatto che io non avessi rapporti, perché non mi piaceva le posizioni smaccatamente pro CIA e pro Mossad del colonnello Sportelli, anche questa volta diventa un fatto negativo, casomai dovrebbe essere un fatto positivo. Presidente, rapporti e informative e velina attestante ipotesi di colpo di Stato nel novembre 80 in Italia ad opera di alcuni vertici dell'arma e dell'esercito. La domanda è questa, Presidente, che tipo di rapporti aveva con il generale Ferrara? Io? Ah, io nessuno, però dagli atti di questo processo si vede che il generale Ferrara era in rapporti strettissimi con Semeraro, ed era, se è vero quello che dice la Lazzarini, era uno degli uomini di Licio Gelli. Ci sono in questi atti del processo. Chi era Semeraro? Semerari era in strettissimi rapporti con Semerari ed era uno degli uomini di Licio Gelli al vertice dell'arma dei carabinieri. Se è vero quello che dice la signora Lazzarini. Per precisare, altrimenti andiamo incontro. Il generale Ferrara viene indicato nell'appunto sequestrato all'atto del suo arresto al generale Musumeci come la eminenza grigia della cospirazione, il generale Ferrara. E implicati nel complotto sono indicati anche il generale Cappuzzo e, non faccio ironia perché altrimenti lei mi riprende giustamente, il generale Ninetto Lugaresi. Domanda allora, ne ha mai saputo nulla di questo? Dunque, il generale Cappuzzo l'ho incontrato due o tre volte a causa dell'onorevole Flaminio Piccoli. Quindi io so che era in stretta relazione con l'onorevole Flaminio Piccoli, e allora a questo punto sarebbe strano che io mi fossi coinvolto contro una persona. Se è vero sempre che io ero legato a Piccoli e che Cappuzzo era legato a Piccoli, mi sembra piuttosto strano che io collabori a qualche cosa che sia contro il generale Cappuzzo. Scusi. Presidente, la domanda riguardava il generale Ferrara. Il generale Ferrara, io non c'entro niente col generale Ferrara. Il generale Ferrara è colui che ha promosso il generale Lugaresi a capo del SISMI. Non solo. Allora, quando viene D'Amato qui, si chiede a D'Amato se è vero o no che fu proprio il generale Ferrara a insistere con Piccoli perché io non fossi l'organizzatore del viaggio dell'onorevole Piccoli a Washington. E combinazione, proprio in quel periodo si agitava Licio Gelli nella stessa direzione. Tanto è vero che fui presente per combinazione ad una chiamata telefonica del generale Ferrara nel gennaio del 1980 presso l'ufficio del prefetto D'Amato, in cui il Ferrara diceva che non dovevo essere io a organizzare il viaggio. Allora, se è vero se tutto questo patchwork, ancora una volta, se è vero quello che dice la Lazzarini, il generale Ferrara era uomo strettissimamente legato al signor Gelli. Se è vero quello che dice Carlo Semerari, il generale Ferrari era uomo legatissimo al professor Semerari. Ancora una volta, mi facci terminare per cortesia, ancora una volta personaggi che sgambettano e saltellano
da P2, non P2, eccetera, eccetera, poi diventano tutti dei fatti negativi per il sottoscritto. Ma scusi, bisogna essere a un certo momento, è vero che... Vedi questa informativa? Ma non ne so assolutamente nulla, signor Presidente, non ne so assolutamente nulla. Presidente, fare riferimento ad alcune affermazioni del dottor Pazienza contenute nei suoi memoriali. Dunque, fare dozzi al giornalista Buongiorno, non solo, ma lo Spadolini aveva una perfetta risonanza anche al Quirinale, dove lavorava, e penso lavori, in tandem con il generale Ferrara, che è un'altra delle persone di cui parlerò prossimamente. Dice ancora, Presidente. Questo trattamento cambiò per Lugaresi, che rappresentava il primo capo dei servizi segreti militari uscito dall'ambito democristiano per essere appoggiato ed eletto dai repubblicani con l'appoggio dei comunisti e la regia del generale Ferrara dal Quirinale. Questa informativa, Presidente, continuo citando la sentenza di primo grado, interessa sottolineare che l'informativa costituì il succo di un'operazione particolare, diretta, speciale, ovvero Z, non attribuibile ad alcuna divisione del SISMI, non ufficializzata, non memorizzata, basata sul travolgimento della volontà e tesa a provocare una situazione di disagio nelle alte gerarchie militari con riflessi persino sul sommo vertice politico. L'iniziativa ha come punti di riferimento personaggi della struttura parallela. L'ex direttore del SISMI confidò a Roberto Fabiani che vi era stato il pericolo di un colpo di Stato e che tutto partiva dal Quirinale e segnatamente dal generale Ferrara, d'accordo con il generale Lugaresi. Pazienza, marzo 81, informò Barberi che il generale Dalla Chiesa era tenuto d'occhio dal SISMI perché sospettato con i generali Ferrara e De Sena, il cui nome entra anche lui in questo tentativo di pronunciamento militare, di voler prendere il controllo dei servizi segreti usando espressioni che in qualche modo ricordavano il piano golpista. Alla stessa maniera si fa le medesime affermazioni anche il testo di Barberi. È vero che lei chiede queste informazioni? No, signor Presidente, che io non abbia mai avuto... Sono fatte, Presidente, contro tutti i bersagli del dottor Pazienza. Io ho avuto solo un bersaglio, che è il generale Ferrara, perché il generale Ferrara è stato accusato da Flaminio Piccoli di essere stato uno dei ispiratori dell'operazione P. Lo ha detto Flaminio Piccoli. L'operazione successiva sarebbe stato qualche cassaforte mia, eccetera, eccetera. Allora, questo lo ha detto Flaminio Piccoli ed è stato anche segnalato dal Federico Umberto D'Amato al sostituto procuratore Sica. Ho qui una telefonata registrata con D'Amato in cui praticamente si confermano queste cose. Il generale Ferrara è l'uomo che ha promosso il generale Lugaresi. Io il generale Lugaresi non me lo sono mai filato fino alla notte del 26 al 27 ottobre 1981, quando si sfondò la cassaforte dell'onorevole Piccoli. Allora, se vogliamo ad un certo momento leggere questo passaggio di telefonico tra il sottoscritto e il dottor D'Amato, si capirà quello che io dico. E d'altronde, ripeto ancora una volta, che ne dica il generale Lugaresi si occupa del sottoscritto solo dopo lo sfondamento della cassaforte onorevole Piccoli, perché la lunga informativa fatta dal generale Lugaresi del 28 agosto 1981 il sottoscritto manco è menzionato. Non è neanche menzionato. Il generale Ferrara, bersaglio secondo quanto ha dichiarato il dottor Pazienza, di costui. Io non sono costui, io sono il dottor Pazienza. Del dottor Pazienza, ma costui inteso in senso assolutamente grammaticale, non senza voler prendere nessuna distanza. Io sono il dottor Pazienza, come lei è il dottor Mancuso, io sono il dottor Pazienza. Dottor Pazienza, per non ripetere... Anche se io sono imputato la mia dignità. Senta, ma costui... Polemizziamo su questo. Vorrei dichiarare al dottor Pazienza che non ho mai inteso limitare o comunque... Ma io ho semplicemente puntualizzato la dignità che gli spetta. Pazienza, Presidente, il dottor Pazienza ha quindi confermato di questa situazione di conflitto
Se mi vengono a sfondare la casa per trovare dei documenti, sicuramente c'è conflitto. Con il generale. Perché mi scusi, signor Presidente. Presidente, il generale Lucarese, nel corso delle sue dichiarazioni, fa anche riferimento alla importanza che ha avuto in quel periodo la presenza del Presidente Pertini come capo dello Stato, poiché afferma diversamente non si sarebbe fronteggiata la offensiva piduista e non ci sarebbe stato il contrattacco della situazione della della questione morale. Ma insomma non è possibile. La domanda è questa, Presidente. Il dottor Pazienza, avvocato Bordone. Sì, allora facciamo un incidente. Lei viene in maniera abbastanza, diciamo, non pertinenti e non regolari, viene qui. Le sue uniche affermazioni sono quelle di non capire che cosa si sta dicendo, forse. Non capiamo benissimo allora, il problema del ministero. Prego. Allora, ecco. Il presidente Pertini risulta in qualche modo, Presidente, coinvolto in attività di spionaggio di cui si è interessato il dottor Pazienza. Conferma questa mia affermazione? Signor Presidente, ho già risposto e comunque a questo punto dovrò leggere la dichiarazione del giornalista Airoldi. Se poi il pubblico ministero vuole promuovere per calunnia, come dice, immediatamente accetto il processo per calunnia. Io sono stato oggetto di un tentativo di assassinio da parte del signor Lucarese e compagni. Qui c'è la dimostrazione. C'è il sostituto procuratore Ionta che ha aperto un'indagine. Addirittura hanno falsificato i trascritti stenografati. Venga al fatto di Pertini. Al fatto è questo. Se il pubblico ministero, che parla sempre di questione morale, riferita a Pertini, mi levo tanto di cappello. Ma riferita a Lucarese. Non faccio apprezzamenti di questo allora, genere. Io dico, sono d'accordo. Risponda alla domanda. No, e il signor Lucarese è il signore che ha cercato Italian Intelligence, vuol dire servizi segreti italiani, signor Presidente. Va bene? Quindi se la questione morale vuol dire la dichiarazione fatta da Morrison di eroina, signori della giuria, eroina, gente che cerca di infilare eroina nei miei appartamenti, eroina. Se la questione morale vuol dire mandare i servizi segreti a un certo momento per cercare di farmi la pelle, se la questione morale vuol dire sfondare cassaforti, allora vuol dire che la parola moralità ha un significato tutt'affatto particolare. Sul discorso Pertini, lei... Ma ho già risposto, signor che Presidente. Non ha partecipato... A che cosa? Alla faccenda... Ma se io ho mandato un'istanza ricostruendo tutti i passaggi, signor Presidente, perché a un certo momento per neutralizzare il sottoscritto c'era bisogno di fare due cose, anzi tre cose, signor Presidente, e queste sono le vere forze occulte. Primo, mettermi il timbro P2. Secondo, mettermi contro il Presidente Pertini. Terzo, parliamo chiaro, mettermi contro il Partito Comunista, da cui quell'altra buffonata enorme del... Si fermi, vi sospendiamo 10 minuti. Meno male che se gli studi sono di più. Avevo finito. Il persiano, ma gli iracheni potrebbero offendersi. Allora, riprendiamo. Sì, Presidente. Allora... abbiamo interrotto mentre ci interessavamo del Presidente della Repubblica Pertini, che aveva come suo consigliere militare il generale Ferrara. Dunque, dice così il dottor Pazienza, altre due volte parla dei voli con gli aerei CAI, Presidente, e fa un po' una rassegna dei voli. Altre due volte ho viaggiato per altri due incontri urgenti con il mio corrispettivo dello SDEC francese per problemi rispettivamente riferentisi all'attentato al Papa ed una ventilata campagna stampa contro il Presidente Pertini. Poi afferma tentativo di... Sempre il memoriale. Sì, però questo qui è un altro. Dice conclusioni, credo. Elenco riassuntivo delle principali operazioni. E tra le principali operazioni, 81, tentativo di divulgazione da un servizio oltre cortina su supposte collusioni di un'alta carica politica italiana con i servizi sovietici in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, operazione in associazione con SDEC, che le fa tutte con il servizio sovietico, supposta influenza KGB
per punire dichiarazioni della personalità politica italiana su chi dirigeva il terrorismo internazionale. Si è occupato quindi, Presidente, di pretesi rapporti tra il Presidente Pertini e i servizi sovietici durante l'esilio del Presidente Pertini in Francia, e ha fatto ciò sempre nell'81, nel gennaio 81. Presidente, io dovrei fare opposizione a questa domanda, perché effettivamente, e mi appello alle norme del codice di procedura penale che prevedono che le domande debbano essere pertinenti e influenti. Se vi è una pertinenza ed una influenza in relazione all'oggetto di questo processo, che è l'associazione sovversiva e la banda armata connessa e collegata alla strage di Bologna, se questa pertinenza ed influenza vi è, poiché non si capisce di prima chito, può darsi che i difensori siano tutti tardi di comprendonio, e chiediamo che il pubblico ministero ce la voglia illustrare. Però mi sembra che anche come cronologia siamo molto lontani dal 1980, perché gennaio, se non erro, la seconda guerra mondiale è terminata nel 1945, quindi sarebbe bene che ci illustrasse il signor pubblico ministero la connessione fra questa indagine su presunti rapporti del presidente Pertini quando non era presidente e poteva fare quello che voleva sostanzialmente conformemente alle sue scelte politiche e con i servizi segreti sovietici, che ci venga illustrata. Poi direi un'altra cosa, Presidente. Io ritengo che in un processo bisognerebbe avere un po' di, come dire, di moderazione nel porre domande, interventi, eccetera, che riguardino persone che sono completamente estranee al processo, che non hanno veste né di imputati né di testimoni, che quindi sono lontane dal contraddittorio, che nel contraddittorio non possono entrare, non potranno mai entrare, che non potranno mai essere messe a confronto per smentire o altro. Insomma, ad un certo punto io non vedo perché si deve parlare del Presidente Pertini. Se il Presidente Pertini e il pubblico ministero interessa, poiché allora lo chiami e lo faccia sentire. Perché si deve parlare di Andreotti quando si è detto ad una istanza della difesa che Andreotti non interessa? Se interessa il processo, allora deve entrare nel contraddittorio, e così piccoli e così via. Se non interessa, io ritengo che non debbano entrare neanche nelle domande, e faccio opposizione formale. Signor Presidente, io invece gradirei che il dottor Pazienza rispondesse a tutte le domande. Rispondesse a tutte le domande se la Corte le ritiene influenti al processo, perché se dobbiamo fare la storia universale. Vuole chiarire la rilevanza? Si è occupato di queste informative che riguardavano il Presidente Pertini e pretese che il Presidente fa parte di un processo già celebrato, al pubblico dibattimento, divenuta anche cosa giudicata. Quindi, Presidente, allora, si è mai occupato di... No, stavo dicendo se voleva il pubblico ministero chiarire il suo punto di vista sulla pertinenza della domanda. La pertinenza, non al di là del gioco di prove, la pertinenza è questa, Presidente. Sostiene questo ufficio. Pertini. Visto che si chiama Pertini, Pertini, qui giochiamo con le parole. Sostiene il mio ufficio, Presidente, che il dottor Pazienza ha realizzato una serie di campagne di discredito verso tutti i suoi avversari politici servendosi del servizio segreto SISMI. Faccio riferimento, Presidente, a quello che è stato etichettato come anch'essa operazione particolare, ovvero Z, per quanto riguarda il generale Ferrara, e di inaudita gravità quella che coinvolge il Presidente della Repubblica in carica al momento in cui il dottor Pazienza svolgeva ruoli di estremo rilievo all'interno del nostro servizio di controspionaggio. Ritengo che, essendo imputato di associazione sovversiva, Presidente, anche, e poiché l'attacco al Presidente Pertini si è concretizzato anche con una messa in scena di golpe militare del novembre dell'80, poiché è proprio quello il periodo che riguarda la condotta del dottor Pazienza, credo che è già superfluo, mi scusi Presidente, che io vada a ribadire queste cose che mi sembrano di notevole rilievo. Ma ripeto, questa questione che riguarda il Presidente Pertini, c'è una prima
quel documento sequestrato al generale Musumeci di cui si è già parlato, e vi è adesso il viaggio del gennaio 81, i rapporti con lo SDE, il quale SDE una volta gli dice che il generale Notar Nicola ha collusioni con la Libia, un'altra volta gli dice che il presidente Pertini aveva nel suo esilio antifascista collusioni con il KGB e cose di questo genere, presidente. Ora sto chiedendo al dottor Pazienza se si è occupato anche di questa vicenda che coinvolgeva il presidente Pertini, posto che, presidente, anche il coinvolgimento del suo consigliere particolare come il generale Ferrara suonava immediatamente come attacco al presidente Pertini, e che in quel documento finto golpe figurano tutti i nemici del dottor Pazienza, dal generale Lugaresi al generale Ferrara al generale De Sena al generale Dalla Chiesa e così via. Quindi, presidente, la domanda la rinnovo: si è occupato all'interno del SISMI? Scusi. Avvocato. Presidente, poco fa ho detto che io gradirei che il dottor Pazienza rispondesse a tutte le domande, però gradirei anche che le domande formulate dal pubblico ministero non siano delle piccole requisitorie. Lei ha ragione, io l'ho fatto perché mi è stato chiesto, avvocato Del Vecchio ha perfettamente ragione, ho dovuto soffermarmi sul significato della mia domanda perché era stata posta in discussione il suo rilievo a fini probatori. Certo, ma per cui, presidente... No, non basta niente, che basta, io chiedo la parola e basta, lo dirà il presidente. No, tu non me lo dici, basta Calvi, non me lo dici. L'avvocato... Forse vuole aggiungere, ha già fatto l'opposizione. Sì, dichiaro questo, presidente, che l'avvocato Bezzincheri ritiene che le spiegazioni fornite dal pubblico ministero non... diano alcun elemento di pertinenza e di rilevanza ai fini di queste imputazioni, dal momento che l'oggetto sarebbe di dimostrare come il dottor Pazienza usava i suoi rapporti col SISMI per vendicarsi dei suoi nemici, e questo non ha nessuna relazione con un'associazione sovversiva contro la personalità dello Stato collegata con la strage di Bologna. Quindi io ribadisco l'opposizione, perché appunto semmai è evidente la non pertinenza. Presidente, ammette la domanda ritenendone la rilevanza. Queste cose non si dovrebbero verbalizzare, comunque tanto vale che le verbalizziamo, in quanto la domanda fatta all'imputato tende ad accertare di quali poteri disponesse all'interno del SISMI, poteri che secondo l'assunto accusatorio costituirebbero il presupposto della imputazione che gli viene mossa. Posso rispondere, Presidente? Rispondo. Primo, leggendo la mia lettera al Presidente del Consiglio dell'83, il pubblico ministero ha letto praticamente esattamente l'opposto di quello che adesso dice, perché in un certo momento il presidente Pertini fece esattamente delle dichiarazioni contro l'Unione Sovietica e contro la Siria come mandanti del terrorismo internazionale. Lo ha detto il presidente Pertini, lo ha detto il presidente Pertini. Ce lo ricordiamo tutti. Ecco, quindi quando mi si vuole attribuire al sottoscritto questo antisovietismo, ripeto, le dichiarazioni contro l'Unione Sovietica e la Siria le fece il presidente Pertini a gran voce. Quindi è vero che c'era sentore di un'operazione di disinformazione contro il presidente Pertini. Adesso invece sono io il promotore dell'operazione di disinformazione. Ma sei occupato di questa vicenda? Ma mi sembra di averlo chiesto. Me lo sono già chiesto. Anzi, sono sicuro. Poi, signor Presidente. Lei ha detto che non si è mai occupato di accertare se quella famosa informativa, che secondo cui durante la guerra. Ma questa famosa informativa, signor Presidente, è nata ancora una volta da una storia di Alvaro Giardini. Alvaro Giardini, primo. Quindi lei dichiara di non avere. Momento, mi scusi, signor Presidente. Poi. Storicamente il pubblico ministero parla del KGB, ma durante la guerra il KGB non esisteva, perché si chiamava NKVD, altro punto. Poi parla del generale Ferrara e del generale Lugaresi.
ho spiegato perché io ho avuto risentimento nei confronti del generale Ferrara, ma stiamo parlando ancora una volta del novembre 1981. Lugaresi, come fa il pubblico ministero a dire usavo il Sismi per le mie vendette contro Lugaresi? Ma se Lugaresi, quando io mi sono arrabbiato con Lugaresi, il direttore del Sismi era Lugaresi, come faceva a usare il Sismi di cui il direttore era lui? Perché ancora una volta, ripeto, prima del novembre del 26 e 27 ottobre 1981, io il generale Lugaresi, non interessava minimamente, tanto è vero che se si va a vedere le telefonate in arrivo si vedrà che il 28 di ottobre 1981 c'è una telefonata in arrivo da New York con scritto Marcello da New York. Ebbene, signor Presidente, 24 ore dopo lo sfondamento della cassaforte dell'onorevole Piccoli, ma è da New York anche che mi informano, 24 ore dopo è da New York che mi informano che c'erano queste operazioni in corso. Quindi credo di aver risposto. Quindi ha risposto che non è intervenuto in alcun modo nella vicenda della cosiddetta operazione P, la falsa informativa. Operazione P? L'operazione P è stato, sono stati gli uomini di Lugaresi, io ero a un certo momento il target, ecco, ero l'obiettivo dell'operazione P. Se non è intervenuto in alcun modo, perché scrisse al Presidente del Consiglio in carica nell'83, appunto, lettera che si citava prima, di essere intervenuto per bloccare le informative depistanti sui confronti? No, depistanti, anzi false informative. False informative, perché era la seconda ondata di false informative, signor consigliere Alatri. Ce n'era già stata un'altra. Si deve ricordare quando apparve nel 1980 la fotografia di Giovanni Paolo II in calzoncini corti su un prato insieme a delle ragazze. Anche quella fu un'operazione che fu fatta filtrare attraverso la Germania occidentale da servizi dell'est europeo. Successivamente si ebbe sentore, dopo le violente dichiarazioni del presidente Pertini contro l'Unione Sovietica e la Siria, ripeto ancora una volta, del presidente Pertini contro l'Unione Sovietica e la Siria, che ci fosse in corso, una opera simile a quella che era stata fatta nei confronti di Giovanni Paolo II. E siccome i servizi francesi erano quelli, data la loro posizione in Germania, di avere informatori in Germania, volli ad un certo momento, fui inviato ad un certo momento a sapere se ci fosse la possibilità che effettivamente i rumori che erano filtrati di un'operazione disinformativa nei confronti del presidente Pertini fossero veri. Ad un certo momento, come per miracolo, non sono la persona che vado a vedere se è vero questo, ma divento io il promotore. E cosa viene fuori? Nasce Alvaro Giardini, il solito Alvaro Giardini. Quindi lei conferma di aver avuto la veste che indicò scrivendo al Presidente del Consiglio, cioè le sue parole testuali sono sempre in collaborazione con i francesi, esatto. Bloccammo. Ma signor giudice, forse bloccammo non è vero, io chiesi, può darsi che abbia scritto così, però era un'operazione informativa, però sta di fatto che un conto è se io sono andato per difendere ad un certo momento il Presidente Pertini, ma qui addirittura si è ribaltato e nella requisitoria del pubblico ministero nasce così, non ha nessuna prova. Dice che il viaggio dell'8 e 9 gennaio 1981 è stato fatto addirittura per andare a creare documento al presidente Pertini, ma è una cosa che non ha una cosa veramente indegna, scrive delle cose senza neanche avere la minima prova di quello che si dice, perché così c'è scritto, signor Presidente, nella requisitoria, addirittura che il direttore del SISMI... Non faccia di quello, richiama a non fare apprezzamento di questo genere sulla requisitoria. Pubblico ministero, quello che afferma lo documenta come ritiene giusto documentarlo. Sì, la storia è pubblica, quindi. Siccome fa riferimento ai viaggi SIS della CAI, sugli aerei della CAI, per il contatto con lo SDEC, in riferimento alle informative che davano Pertini colludere con i servizi sovietici, ecco perché si dice questa cosa. Lei dice che il viaggio aereo è avvenuto in un altro momento, lo dice in altro momento. Sì, Presidente, certo. La domanda è questa. Non è, Presidente, questo, come lo chiama lui, questo testimone,
che ci informa di questo, ma è un altro testimone che fa parte di questa struttura, e cioè precisamente l'ando dell'amico, persona di assoluta fiducia del Santo Vito e del Musumeggio e del Pazienza. L'ando dell'amico afferma, Presidente, che Pertini, virgolette, quando era fuoriuscito in Francia, era pagato dai russi, e gli mostrò, Presidente, una cartella con 5 o 6 fogli dattiloscritti in lingua francese e appunti dattiloscritti con correzioni a mano. Dopo la traduzione in italiano aggiunse Pazienza... Prego? L'ando dell'amico li mostrò. L'ando dell'amico. Dopo la traduzione in italiano gli avrebbe passato il materiale facendogli fare il colpo giornalistico dell'anno. 160 udienza dell'amico 1 novembre 84, udienza 26 giugno 85, a riscontro Magri 29 ottobre 85, dell'amico eccetera, di questo, come si adesso, chiama? Adesso il signor Presidente mi fa parlare la costruzione. Ora, Presidente, che senso ha avuto per il dottor Pazienza riferire a un giornalista di un foglio collegato strettamente ai servizi notizie così delicate riguardanti il nostro Presidente della Repubblica? Posso, signor Presidente? Allora, 25-11-1983. Andai a cena con l'ex capo della polizia francese e forse del servizio Giardili, 25-11-1983. Mi pare si chiamasse Gaston. Mai conosciuto, non esiste nessun Gaston, e parla della questione del Presidente Pertini, 25-11-83. Dopodiché viene fuori esattamente il dell'amico, il quale, signor Presidente, socio del Magri, associato con il Magri, anche lui si trovava sotto fuoco per quanto riguarda una tentata estorsione a Mariano Volani, come risulta qui dagli atti che io ho. Ebbene, signor Presidente, tutti questi signori che dichiarano cose dopo l'Alvaro Giardini sono tutti signori che vengono praticamente graziati, ripeto la parola graziati, pur di confermare e di fare delle dichiarazioni contro il sottoscritto. Adesso io mi dico una cosa, siccome il dell'amico dice che questi documenti li ha visti nell'82, allora che c'entro nell'82 io con il Sismi, se è vero quello che dice dell'amico? E poi, signor Presidente, una volta per tutti, mi si dia la possibilità di leggere, per capire tutte queste testimonianze, mi si dia la possibilità di leggere dei passaggi della dichiarazione 28-12-11-84 del teste Massimo Penna. Allora, signori della Corte, per questo lavoro, cioè di false informazioni e di false testimonianze, che avrei dovuto svolgere, mi si promettevano soldi o un lavoro e il mio stralcio dai processi nei confronti di Francesco Pazienza che avrebbero potuto implicarmi. Ancora, mie audizioni nella caserma dei carabinieri di via Cavour alla presenza dello stesso capitano Cardoni, che troviamo in tutte queste testimonianze, e del colonnello Cagnazzo con appunti presi da loro stessi. Ancora, ci saremmo messi d'accordo sulle cose da stralciare durante una mia successiva deposizione. Lo stesso trattamento è stato fatto ai testi Magri, Albrizzi, Gatti, Porcinari e dell'amico. Da dove vengono queste documenti? Vengono, signor Presidente, da questa lettera del teste Massimo Penna, che io ho presentato al sostituto procuratore Ionta di Roma, perché questo è un processo indegno dove sono stati subornati, pagati, sono girati denari e tutto è stato concertato. E io ho avuto il coraggio di dirlo, signor Presidente, e l'ho presentato questa lettera con la mia denuncia e davanti al sostituto procuratore Ionta della Procura di Roma. Ecco.
ecco perché si è evitato accuratamente sempre di ascoltarmi. Lei vuole produrla questa dichiarazione? È agli atti, la produco. Presidente, io voglio fare riferimento e credo che se noi siamo molto rigorosamente ai fatti, si evita anche al dottor Pazienza di lanciare accuse. Ah, non le lancio io le accuse c'è il testo. Di chiara natura calunniosa. No. Poi dopo lo vedremo. Questo lo dimostreremo. Presidente, dunque, prima volevo una precisazione. Lei dice che lei ha sempre detto che ha cessato ogni attività nell'81. Esatto, signor Presidente. C'è una sua lettera, aprile 81. C'è una sua lettera al Presidente del Consiglio, a Craxi, all'epoca, cioè una lettera del 10 dicembre 83. Nella quale lei dice: le chiedo formalmente di poter essere liberato dal possibile vincolo di segreto di Stato per quanto da me svolto durante il periodo marzo 81 aprile 82 in qualità di consulente personale del signor generale Giuseppe Santovito, direttore del SIG. Ci sarà un errore, signor Presidente, perché marzo 82 è impossibile perché c'era il generale Lugaresi. Questa è la lettera. Sì, no, la conosco, signor Presidente. Può darsi che ci sia un errore di data. 81-82 non è possibile perché c'è la generale Lugaresi. Allora, contestazione del contenuto della lettera 10 dicembre 83, nella quale... C'è un errore di date, signor Presidente, perché l'82 è impossibile. L'imputato parla servizio svolto nel periodo marzo 81 aprile 82. L'imputato risponde: ci deve essere un errore perché non posso che confermare. Lei, scusi, il sempre mio servizio presso, scusi, il SISMI ebbe a cessare nell'aprile 81. Per venire, signor Presidente, a quanto io ho affermato adesso, guardi, dice esattamente il Magri, dice. Vabbè, a questo ho già risposto, passiamo ad altra domanda. Scusi, signor Presidente, volevo un attimino inserirmi. Si è parlato poco fa del test dell'amico. Vuol chiedere al dottor Pazienza se questo test era il titolare o l'ispiratore dell'Agenzia La Repubblica? Certo. Vuol chiedere, signor Presidente, se dal processo di Roma non è emerso che attraverso questa agenzia La Repubblica è stato mandato un messaggio estorsivo a Volani. A chi? A Volani. Come no? Alvaro Giardini è stato rinviato a giudizio e condannato per estorsione, esatto, a Volani. L'estorsione è stata preparata insieme, come risulta dalla motivazione della sentenza, dell'amico e da Giardini. Il dell'amico pubblica un articolo estorsivo nei confronti di Volani e dopo pochi giorni praticamente il testo dell'articolo viene inviato per telex a Volani. Giardini viene rinviato a giudizio per estorsione, dell'amico no. È scritto con critica a questo sistema, è scritto nella motivazione della sentenza. Quindi, quando io dico che, e quella è una riprova, sono girati danari, subornazioni, eccetera, eccetera, dell'amico è un esempio classico di personaggio a cui è stata praticamente data l'immunità da altri reati affinché confermasse o si inventasse delle dichiarazioni di quanto sono scritto. Signor Presidente, continuo a fare vedere questo lungo foglio che io darò agli atti. Sono le testimonianze del Magri. Il quale Magri poi, tra le altre cose, fa il gioco del gatto e la volpe. Allora dice in certe testimonianze: io non me lo ricordavo, però ho parlato con dell'amico che verrà a deporre a tal riguardo. E questa storia di Pertini, del presidente Pertini, è esattamente in questi termini.
Magrì non se lo ricorda, ma va a testimoniare il dell'amico, e va a testimoniare il dell'amico nel 1982, cioè per fatti nel 1982, quando io col Sismi non c'entravo più assolutamente nulla. Io mi auguro che il pubblico ministero voglia richiedere gli atti questa Presidente, volta. Io intanto mi sono avventurato su questo, in quanto su questo episodio pertino, così come sugli altri episodi, in quanto risulta documentalmente, Presidente, che di questa questione Bertini, lo afferma l'imputato Pazienza in due punti di due diversi memoriali, egli se ne occupò volando con gli aerei CAI, dunque in periodo in cui egli aveva funzione di consulente, segretario, dirigente, coordinatore del nostro servizio segreto militare. Ecco perché, Presidente, signor Presidente, tutta la vicenda, signor Presidente, delle date. Veniamo alla domanda. La domanda è questa, Presidente. Poiché su quella questione Giardini non era stato proprio citato come fonte, ma lo ha fatto ad abbondanza il dottor Pazienza, io voglio ricordare, Presidente, che funzionamento e struttura del Supersismi, Magrì e dell'amico avevano due ruoli fondamentali in questo organismo. Tanto è vero che, afferma il dottor Pazienza, dei problemi di informazione e disinformazione a livello stampa si occupava un giornalista, Placido Magrì, che conosceva tutto l'ambiente giornalistico romano. A questo, a Magrì, si aggiungeva il proprietario dell'agenzia Repubblica, che però aveva una funzione completamente differente. La prima operazione, e intervengono su parlamentare radicale Melega con discorsi filosofici, non so che cosa alluda per lui sia la filosofia. La domanda, Presidente, ancora una volta è questa. Il signor Lando Dell'Amico era una persona che lavorava per conto e su input del servizio segreto e in particolare del generale Santovito e del dottor Pazienza? Domanda, Presidente. Ho già detto che Dell'Amico e Magrì servivano per poter capire certi flussi di false informazioni che giravano per Roma. Dimostrazioni. Sì, d'accordo, servivano per capire. Ecco, signor Presidente, eccola qui una dimostrazione, perché si parla sempre. Io vorrei preferire che lei me lo spiegasse. Signor Presidente, eccola. Chiaramente. La spiego subito. 22-12-1900, un esempio pratico. 22-12-1981, il giornalista Cantore, registrazione in mano a giudice Pizzi e Bricchetti, segnala che dopo l'operazione P, dopo l'operazione, le veline dei servizi segreti stanno arrivando a Panorama e alla Repubblica, non l'agenzia Repubblica, la Repubblica. Ebbene, signor Presidente, questi sono gli articoli fatti su veline dei servizi segreti di Lugaresi. Franco Scottoni, Franco Scottoni, Franco Scottoni. Operazione P fatta da Corrado Incerti e Barberi. Questa è la registrazione, questi sono i falsi. Ecco dove si doveva capire, dove certe informazioni venivano pubblicate sulla base di veline di servizi segreti. Ma signor Presidente, noi stiamo parlando di colossi, mi scusi, di colossi della editoria, l'Agenzia Repubblica, e qui invece abbiamo i servizi segreti di Lugaresi che utilizzano addirittura la Repubblica e Panorama. Questo, se la signoria vostra vuole, io la posso presentare. Ma la domanda era un'altra, era se Magrì e Dell'Amico avessero un ruolo all'interno del Sismi, Presidente. Ho già spiegato che il signor Placido Magrì... Informazione e disinformazione stampa. Certo, questa si chiama disinformazione stampa, è inutile che... Questa è disinformazione del suo amico Lugaresi, questo, signor Presidente. Questo. Non dica, Presidente, suo amico, non dica suo amico. Mi scuso. Non le consente. Questo è disinformazione. Non è possibile. La natura calunniosa che accompagna questo personaggio, Presidente, è una cosa permanente. Ho conosciuto il colonnello, il generale Lugaresi, Presidente, però per ragioni di servizio, in due occasioni della mia vita professionale. Quindi, Presidente, questo qui è un'ulteriore prova, Presidente, di quanto sia calunnioso, costantemente a tempo pieno questo personaggio. E chiedo, Presidente, che venga richiamato all'ordine e che venga soprattutto denunciato immediatamente per queste affermazioni infami che continua a fare. Io non ho capito che informazioni infame ho fatto. Presidente, ammonisce l'imputato a non usare espressioni come il suo amico Lugaresi nei confronti del pubblico ministero. Non ho mica calunniato, se ha detto suo amico, a meno che scusi. Ancora insiste.
assumere, non sa fare altro. Ma perché non fa scrivere a verbale pubblico ministero queste cose? Così si chiarirà alla fine, no? I verbali verranno trasmessi. Ci sono altre domande? Sì, siete instancabili entrambi, ma avete finito. Devo dire che costa tutto questo, Presidente. No. Presidente, il generale notare le cose. Scusi per distendere la, per tutti. Quando ero piccolo a Montepalermo mi chiamavano Uciuccio. Lei sa, Presidente, in generale notare le cose. Instancabile. Ricorda che quando andò via il generale Santovito. Scusi, non ho capito, dottor Mancuso, non ho sentito. Il generale Notar Nicola ricorda che quando andò via il generale Santovito, per le ragioni note, ma nell'agosto dell'81, la prima telefonata che ricevette sul numero di telefono riservato che egli aveva ottenuto con questo nuovo incarico provvisorio fu quella di Lando Dell'Amico, tanto che il generale Notar Nicola rimase assolutamente sorpreso di questo rapporto, diciamo così, intimo che aveva questa fonte di informazione e disinformazione con il direttore, cioè il generale Santovito. Aveva il dottor Pazienza rapporti anche lui di questo genere con il Lando Dell'Amico? Allora vorrei ricordare al pubblico ministero che il Lando Dell'Amico è passato poi direttamente dal servizio, come vuole dire il pubblico ministero, del Sismi di Santovito a quello di Lugaresi. Tanto è vero, mi scusi, testimonianza di Dell'Amico, 11 dicembre 1981, operazione P, dice, Pazienza non sapeva perché volessero andare a sfondare cassaforti, eccetera, eccetera, 11 dicembre, testimonianza di Dell'Amico, dicembre 83. Il Pazienza mi aveva detto, ho saputo che la cassaforte dell'onorevole Piccoli è stata sfondata dal Pazienza, me l'ha detto Flavio Carboni, cioè tutti questi personaggi, signor Presidente, appena naturalmente hanno visto che c'era il vantaggio a testimoniare contro il sottoscritto, non hanno fatto altro che testimoniare, ma addirittura dicendo delle cose esattamente in contrapposizione con quello che era stato detto prima. E mi si permetta che nelle escursioni testimoniali presenti qui non c'è una sola domanda del pubblico ministero che gli abbia detto: ma scusi, ma lei, ma perché 3 anni fa ha testimoniato così e dopo 3 anni lei testimonia contro Pazienza? Neanche una domanda a tal riguardo, signor Presidente. Quindi ancora una volta si continua a parlare del Dell'Amico, chiamiamo il Dell'Amico, mettiamolo a confronto col sottoscritto e vediamo il personaggio Dell'Amico, perché Dell'Amico, se è vero che ad un certo momento lavorava con Magrì e quindi col sottoscritto e che la sua remunerazione erano gli abbonamenti all'Agenzia Repubblica, ma è altrettanto vero che dopo con Notar Nicola e compagni e all'epoca del generale Lugaresi ha fatto esattamente la medesima cosa. Di avere risposto, signor Presidente. Adesso mi riservo di esibire un articolo di Lando Dell'Amico, Agenzia Repubblica, scritto dopo la cattura di Musumeci, Belmonte e la incriminazione di Pazienza, e allorché dice questo Lando Dell'Amico, rivolgendosi, ed è richiamato questo anche nella requisitoria, rivolgendosi al Presidente del Consiglio, gli domanda in maniera sfrontata e diretta come mai sono stati catturati se gli era stata loro assicurata la impunità.
questo presente a testimonianza di un vincolo di subalternità a quel gruppo che l'ando dell'amico ha mantenuto negli anni. Vado avanti. Presidente, abbiamo accertato, attraverso le dichiarazioni delle persone direttamente interessate, e cioè certo era Renato e colonnello Cogliandro, che Semerari, professor Semerari, era fonte Sismi e addirittura era prima fonte SID e poi fonte Sismi. In effetti era collegato all'ammiraglio Casardi prima e al Cogliandro Santovito poi, operava per conto del Sismi, riferendo al colonnello Cogliandro e quindi al generale Santovito notizie utili riguardanti il professor Semerari. Posto che l'imputato ha avuto dimestichezza e frequentazione sia del colonnello, con il colonnello Cogliandro che con il generale Santovito, egli conosceva questa persona, Renato Era, uno, due, sapeva che il... Scusi, io conoscevo Renato Era? È una domanda, lei mi risponde, sì o no? Uno, conosceva Renato Era, due, sapeva che il professor Semerari, già distintosi in vicende personali, era una fonte Sismi. Posso rispondere, signor Presidente? Ho conosciuto il professor Semerari nel 1971, quando ho fatto l'esame di medicina legale. Sì, su questo ho già risposto. E allora, signor Presidente, la mia risposta non potrà essere che la medesima di quella che ho già dato. E per Era? Non so neanche chi sia, signor Presidente. Presidente, il... Il direttore del CESIS, Presidente. Direttore del CESIS. CESIS. O comunque persone del CESIS hanno ricercato invano quello che suol definirsi galleggiante relativo al dottor Pazienza. In altri termini, Presidente, noi qui stiamo a litigare sulla data d'ingresso, la data di uscita, i rapporti anteatti, i rapporti durante, i rapporti dopo, l'esperienza del sisma, i collegamenti, le protezioni e così via, quando tutto questo dovrebbe far parte di un fascicolo personale, poiché è semplicemente assurdo che un servizio possa avere alle sue dipendenze, peraltro in misura così evidenziata, una persona di cui non conosce nulla, senza passato, come il dottor Pazienza. Dico, Presidente, dove è finito, e chiedo al dottor Pazienza, il suo fascicolo personale relativo alle sue funzioni, la durata del periodo di collaborazione e tutto il resto? Posso rispondere, signor Presidente? È certo che se coloro che hanno tutto l'interesse ad accusarmi, ancora una volta, quando dico che questo è un processo di servizi segreti, scusi, coloro che hanno interesse ad accusarmi fanno sparire il mio fascicolo. E tra le altre cose, dalle testimonianze di un Cogliandro e di uno Tarnicola, loro stessi si contraddicono. Perché quando dicono, Cogliandro dice, che nel 1980 ha avuto l'incarico da Santovito di espletare le indagini sul sottoscritto, quando Notar Nicola dice che nel 1981, maggio 81, ha ricevuto dal generale Santovito l'incarico di fare le indagini sul sottoscritto, bene, allora questi signori debbono spiegare dove è finito il mio fascicolo, perché l'hanno fatto scomparire. Ecco dove è ancora il discorso dei servizi segreti. Bene, sì. Se si chiede a Cogliandro e a Notar Nicola sulla base delle loro stesse dichiarazioni. Presidente, c'è una vicenda che forse merita venga chiarita in qualche modo, se possibile, e cioè la vicenda relativa all'omicidio Balducci. Presidente, Balducci era latitante fino alla sua morte, ottobre 81, per una questione di assegni che riguardavano, se non vado errato, la Sofint. Giuseppe Di Cristina. Giuseppe, giusto. Niente a che vedere con la Sofit. No, ecco qua, no, a che vedere, ecco, ma
La ringrazio, sì, perché il presidente Giuseppe Di Cristina, per essere precisi, viene assassinato nel 79 e su di lui, 1978, sul suo corpo viene trovato, vedo che lei è espertissimo di queste cose, viene trovato un assegno Sofint sul corpo di questo Di Cristina. Presidente, questo Balducci è latitante per assegni che coinvolgono Di Cristina ed è latitante per un mandato di cattura proveniente da Palermo per queste vicende, associazioni e segni a vuoto e così via. La domanda è questa, Presidente: quando nell'ottobre dell'81 viene ammazzato Balducci, e come le ho detto prima, di questo omicidio saranno chiamati a rispondere suoi complici fino al Calò, vi è, Presidente, questa situazione che sottopongo all'attenzione del Pazienza. Dopo la uccisione, parla D'Amato, 4 dicembre 83, udienza 8 luglio 85, dopo la uccisione di Balducci, Pazienza lo avvertì che addosso allo stesso era stato trovato un qualcosa che lo riguardava. Presidente, ci vuole dire che cos'era questa cosa che riguardava D'Amato sul corpo di Balducci? Come mai ne fosse a conoscenza? Scusate, questa volta vi faccio prendere io un minuto solamente. D'Amato, quando verrà qui, dovrà spiegare una cosa. Dovrà spiegare se è vero o no che è stato lui a caldeggiarmi il rapporto con Balducci per il suo amico Addario. Ma sul corpo del Balducci non c'era una cosa che mi riguardava, tra virgolette, ma che ci riguardava. Un biglietto aereo, Roma, Ginevra, Roma, dove il Balducci si recava ogni settimana dal suo socio Ravello e socio di Addario, per cui io per lungo periodo di 3 mesi e mezzo ho tenuto i rapporti con il Balducci. Si trattava del biglietto aereo, perché ad un certo momento, signor pubblico ministero, lei continua a rifarsi alla storia del supersismi e di quel processo, ma io ho dimostrato alla Corte che per esempio Balducci non ha potuto mai viaggiare su quel volo 9 marzo, non ha potuto mai viaggiare su quel volo 9 marzo. Quindi si tratta di un biglietto aereo che Balducci aveva e che è riportato dai giornali quando Balducci è morto, e io dissi a D'Amato: hai visto che va dall'amico del tuo amico Ravello, socio del tuo amico Addario. Perché disse qualcosa che riguardava D'Amato? Per via del... No, che riguardava, ci riguardava, cioè per via del negoziato che avevo fatto con Ravello, sì. Addario e Balducci. Ravello, sì. Addario e Balducci, signor Presidente. Presidente, se non ricordo male, l'imputato ha dichiarato di non aver mai viaggiato né CAI né non CAI con il Bergonzoni Balducci, è così? Io, se ricordo bene, una volta il Balducci viaggiò con aereo della Unifly. Con lei? Prego? Con lei? Certo, andammo da Ravello. In da che Ravello. Epoca? In che, prego? In che epoca? Maggio del 1900, maggio-giugno dell'81, per la risoluzione del problema di Addario. Vedete, ancora la Corte d'Assise con documenti, richiamo documenti. Certo è comunque che è stata acquisita prova documentale da cui risulta che il 23 marzo Pazienza, che era partito da Roma per Ginevra con volo AZ ore 11.55, rientrò nella capitale con volo SR612 delle ore 19.35. Le conclusioni della Corte d'Assise di Roma non ci interessano. La domanda. Presidente, è un documento da cui risulta
che allora, il Pazienza ha viaggiato ancora il marzo, 23 marzo, oltre la data del volo CAI. Ma se l'ho detto, signor Presidente, ma se l'ho detto che sono andato da Ravello, ma se l'ho detto, anche alla Corte di Roma. Le cose che l'ho detto è agli atti alla Corte di Roma, signor Presidente. Poi è andato anche in Brasile. Ma l'ho detto anche questo e l'ho spiegato che sono andato in Brasile. L'ho dichiarato anche qua. L'ho dichiarato anche qui, signor Presidente. E facciamo le scoperte dell'acqua tiepida. L'acqua tiepida. Se andiamo a vedere il primo verbale di deposizione reso qui, ha detto di non aver mai viaggiato. Ma come non ha detto? Detto che non ha mai viaggiato il giorno 9 marzo su aerei CAI. No, io ho detto che io sono stato incriminato di favoreggiamento a Balducci perché il volo il 9 marzo del 1981 ho portato Balducci con l'aereo della CAI. Allora mi scusi signor pubblico ministero, se ad un certo momento mi spiega come faceva il Balducci a trovarsi a in Svizzera, non lo sono mica portato in tasca, quindi ad un certo momento il Balducci, come risulta da tutti gli atti, Balducci viaggiava nel mondo intero, aveva un ufficio a Roma e conosceva Maria De Laurentiis dal 1975. Maria De Laurentiis aveva negoziato delle ristrutturazioni, per cortesia, lei mi sembra che abbia un delirium tremens, ma se mi fa terminare. Maria De Laurentiis faceva l'architetto, arredava l'Ascofin, arredava le cose sue. Ma scusi, allora non capisco, se Maria De Laurentiis... Non ci interessa. Scusi come mi interessa, lei deve dimostrarmi che io ho conosciuto e ho avuto con Balducci degli affari che vanno dopo il 25 luglio 1981 e lei sulla base di documenti istruttori deve dimostrare quali sono stati i miei affari. Presidente, con Balducci, no, non può a un certo momento accusarmi di cose così. Presidente, è vero che quando viaggiava con Balducci una volta, 5 volte, 60 volte chiedeva l'assistenza aeroportuale, cioè una forma di fuoriuscita da ogni visita doganale che spettava solo al direttore, competenza esclusiva del direttore del servizio. Lo chiedeva per sé e ho per già gli amici. Spiegato, ho già spiegato che non esisteva nessuna esenzione doganale, si saltavano solo le file. Tanto è vero, signor Presidente, che quando parla del 23 marzo, signor Presidente, esiste agli atti di questo processo la scheda di imbarco e di sbarco. Esiste la scheda di imbarco e sbarco, vuol dire che la dogana è stata passata, perché altrimenti non ci sarebbe la scheda di imbarco e sbarco. Mi pare anche questa una cosa logica. Ed ancora una volta, signor Presidente, ho conosciuto Carboni nel marzo dell'81, dalle agende telefoniche risulta ineluttabilmente che dopo il 27, l'ultima telefonata, il 27 luglio 1981, non si è mai più fatto vivo Balducci e si vede dalle telefonate a Dario Balducci come proprio tra maggio e luglio le telefonate di Dario e di Balducci coincidano. E ancora una volta, ci ho guadagnato una lira. Ho messo a posto a Dario per conto di D'Amato e non si capisce adesso che cosa c'entro io con Balducci quando, ripeto ancora una volta, la Procura di Roma non mi ha neanche sentito come testimone. In tutta questa storia, banda della Magliana, Balducci, non Balducci, eccetera, eccetera. Ha mai fatto parte del CSIS? Non ho mai fatto parte del CSIS. Il CSIS è la Georgetown University. E comunque non è un'associazione a delinquere, perché al CSIS apparteneva niente poco di meno che Weinberger, che adesso è il ministro della difesa americana. Ancora una volta la domanda sembrerebbe che io ho chiesto se aveva mai avuto rapporti collaborativi con il CSIS. Ha detto di no. Deposizione Francesco Pazienza, Presidente, alla Commissione. Chiedo scusa. Sospendiamo. Presidente, non lo so, soltanto una cosa. Signor Presidente, posso lasciare qui? Sì, sì, sì.
prende la contestazione a quella risposta è questa qui. Signor Pubblico Ministero, sì. Stiamo parlando del CSIS adesso? Sì. Ok, grazie. Documento 563, volume secondo, pagine 15-22. È l'interrogatorio reso alla Commissione P2 dal dottor Pazienza Francesco, nella sua audizione dell'11 febbraio 82. Avevo un rapporto con il CSIS, nel cui ambito ho conosciuto anche Kissinger. Ho visto molte volte Schlesinger e altri studiosi del gruppo CSIS. Sono entrato in contatto anche con la Chase Manhattan, con la City Control, con la Boston Corporation, con la United Technologies, dove ho conosciuto il generale Haig. Se conferma, confermo, se non trova che sia un tantino in contrasto. Io non è che in contrasto, scusi, lei mi ha detto se io ho collaborato, collaborare con un istituto universitario americano. Un rapporto, ha detto, un rapporto. Se ha avuto rapporto. Certo che ha avuto rapporti, non lo nego, però un conto è avere rapporti e un conto è collaborare col sistema americano, che vuol dire essere visiting professor, essere pagato, eccetera, eccetera. Non lo nego. Presidente, in che periodo? Sempre successivo all'incontro con Michael Ledin. Un momento, la Chase Manhattan no, la Chase Manhattan, parliamo solo del CSIS. Dopo che ho conosciuto Michael Ledin, siccome Michael Ledin l'ho conosciuto il 2 ottobre 1980, dopo il 2 ottobre 1980 e non oltre il febbraio del maggio dell'81, quando i miei rapporti con Ledin sono terminati. Quindi, non ho capito, entrato in rapporti con questa struttura, Georgetown, no, in che periodo? Ma l'ho detto, cioè prima di andare al SISMI? Scusate, ho conosciuto Michael Dean il 2 ottobre 1980, quindi ho avuto a che fare con il CSIS, che tra le altre cose da anni collabora con Grassini, col generale Grassini, con Parisi, tant'è vero che Lutwak, che fa parte del CSIS, sabato scorso ha parlato per mezz'ora alla televisione, al secondo canale della televisione italiana. Quindi io ho avuto a che fare con il CSIS dopo il 2 ottobre 1980. Con la Chase Manhattan? Con la Chase Manhattan da tanto tempo. Chase Manhattan parlo del 1976 o 77. Con la United Technologies? Prego? Con la United Technologies. La United Technologies, ho conosciuto il generale Haig il 9 dicembre 1980 a Hartford, Connecticut. Quando ho conosciuto Kissinger? Kissinger l'ho incontrato più o meno così nella CSIS e Schlesinger l'ho conosciuto, Arthur Schlesinger, perché sono diversi Schlesinger, l'ho conosciuto alla CSIS nel novembre dell'80. Quando ha interrotto il rapporto con la CSIS? Nel maggio 81, quando non ho avuto più rapporti con Michael Ledin. Risulta da qualche parte questo? Ma scusi signor Presidente, io dico delle cose, però la cosa migliore sarebbe stata quella, quando i signori magistrati erano in America, di fare un salto alla... Lei ha la possibilità di documentarla questa cosa? Ma signor Presidente, come faccio io a documentare se non ho un rapporto istituzionale con qualcuno? Come faccio a documentare che non mi sono mai più visto e non ho mai più parlato, eccetera, eccetera? Cioè, potrei portare le mie agende, fare vedere, però sono sempre delle cose ufficiose, non ufficiali. Né poteva essere ufficiale perché non avevo un rapporto ufficiale con loro. Presidente, lavorò anche per Genghini. Direi che uno dei motivi per cui mi sono recato al Fondo Monetario Internazionale nel 1978 e per cui mi fu presentato poi il 26 settembre del 1978 Roberto Calvi, fu per un'operazione di finanziamento per Genghini. Ho lavorato pochissimo per Genghini, dato che non fu possibile trovargli i 100 milioni di dollari di cui aveva bisogno, e ancora una volta si parla di Genghini P2, ma faccio il circuito di conoscenze che mi hanno portato a Genghini. Studio dell'avvocato Stelio Valentini a Roma, collaboratore avvocato Lillo Varone dello studio Valentini,
Monsignor Carlo Ferrero, presidente della Libera Università Studi Sociali, e Genghini, tanto è vero che se si vuole controllare si vedrà che Genghini fu un laureato honoris causa da parte della Università LUIS, che allora prima si chiamava Prodeo. Presidente, lo incontra durante la latitanza? Incontro Genghini per conto di Calvi esattamente il 1° o 2 gennaio 1982 a Palm Beach. Premettere, signor pubblico ministero, che la latitanza di Genghini è una latitanza fatta di Rolls Royce e di suo nome, Mario Genghini, a Miami, con società di costruzioni, eccetera, eccetera. Presidente, una domanda... Ha molte domande ancora. No, Presidente, ho finito. Pochissime, pochissime, Presidente. Dunque, Presidente, l'imputato parla di Giunchiglia in questo modo. A me risulta che tale Giunchiglia, aderente alla loggia P2, saprebbe tutto di questi conti di Gelli presso la UBS di Ginevra. Mi è stato detto che era un ottimo reperitore di clienti eccellenti e che si occupava anche di organizzare la materiale esportazione della valuta. Poiché nei medesimi termini si esprime la teste Lazzarini Nara, sia al dottor Di Ciommo, che riporta con precisione queste stesse affermazioni del dottor Pazienza, sia nella dichiarazione resa al pubblico ministero, vorrei sapere dal dottor Pazienza chi gli ha detto che il dottor Giunchiglia effettuava la materiale esportazione della valuta e cosa lui intende per materiale esportazione. Scusi, della valuta. Bisogna chiedere a colui che me l'ha detto, l'avvocato Maurizio Di Pietropaolo, 17 luglio 84. Mi scusi, ma c'è stato un motivo perché io l'ho detto ai giudici di Milano, è perché io avevo bisogno che sentissero Giunchiglia, anche perché sia fosse stabilito che io e Giunchiglia non ce l'avamo mai visti, conosciuti né frequentati, e ne ha avuto mai nessun rapporto. D'altronde, signor pubblico ministero, la Lazzarini dice anche, ripeto, che il generale Ferrara è un uomo di Licio Gelli e che Giovanni Agnelli regala i telefoni d'oro a Licio Gelli e così via. Cioè, le testimonianze lo si prendono in blocco. Non c'è verso di farlo sapere. Presidente, l'ultima domanda e ho finito. Ha conosciuto l'onorevole Teodori? Che tipo di rapporti aveva con lui? Se conosceva l'onorevole Cataldi, De Cataldo? Giusto, allora guardi, le dico subito, l'onorevole Teodori l'ho conosciuto telefonicamente dagli Stati Uniti e le spiego perché. Perché ero disperato in quanto non riuscivo a ritornare in Italia, signor Presidente. Cioè, non riuscivo a ritornare in Italia. E allora l'onorevole Teodori fu lui che presentò insieme agli altri radicali la interrogazione parlamentare su perché mai Pazienza, che aveva deciso di ritornare in Italia, da più di 3 mesi stava seppellito in quel blocco di cemento di cui dicevo, quando potevo rientrare praticamente 24 ore dopo la rinuncia, cioè la mia accettazione di venire, cioè io praticamente ad aprile potevo stare in Italia, non sono rientrato che a fine giugno del 1986 e sono rientrato perché non si poteva fare altrimenti, e do questa dimostrazione che quando sono arrivato a Torino nulla era preparato affinché io fossi ospitato nel carcere di Torino, perché si cercava in tutte le maniere di non farmi rientrare in Italia. E signor Presidente, abbia la cortesia, so che lei è stanco, però questo è un punto che mi sta molto a cuore stabilirlo. Io ho una lettera dell'ambasciata americana datata 12 giugno 1986. Ebbene, questa lettera, che è perlomeno singolare,